Buonasera a tutti, benvenuti a Buonasera. Picnado, la finalissima. Ci tenevo innanzitutto a dire una cosa prima di cominciare. Il ruggito che sentite all'inizio non è una roba così, l'abbiamo campionato dal Masa. È importante questa cosa qua, è importante dirla perché. Sì, l'abbiamo campionato quando ho visto dei verbi percettivi dentro Esatto, l'istruzione che avevo fondamentalmente mandato. è la sua reazione quando si è girato improvvisamente dopo uno che l'ha chiamato e lui non stava proprio rilassatissimo. Come ci tengo? Buonasera, basta, basta, cominciamo. Buonasera, che bello Buonasera, rivedervi buonasera. qua. Grazie mille, Livio, per essere dei nostri, tra l'altro. Intanto vi saluto la mia giuria, il temibile Torquemada, il terribile Cristiano, la crudele Camilla che non accetta di essere crudele, ma lo è. E abbiamo con noi invece stasera veramente una guest star, diciamo, una persona assolutamente perfetta per la grande occasione che stiamo vivendo, ovvero Livio Gambarini che definisce appunto artigiano della narrazione, giustamente, giusto Livio? Buonasera. Buonasera, grazie mille per l'invito. È un piacere essere qui a Picnado alla puntata finale. Sono molto ansioso di ascoltare le storie che questi ragazzi e queste ragazze hanno portato qui. Sono molto, molto curioso. Abbiamo anche delle belle sorprese. Tra l'altro, ricordiamo che Livio è autore, appunto, per quei pochi matti che non lo sapessero, di Ottone, il primo dei Visconti per PM, di una proficua quadrilogia, giusto, di libri proprio per Acheron, che ovvero Che sta sfilando in questo momento sì, presso il esatto, la temibile saga di Torquemada. Eternal Wars, ovvero Eternal War, non Eternal Wars, Eternal War, ma anche della trilogia delle radici, insomma, un bel po' di roba che vi consiglio di leggere, quanto voglio dire. Domani, praticamente dopodomani è luglio, potete cominciare già a preparare i vostri libri per il mare e mi sa che i libri di Livio siano proprio quello che vi ci vuole per crogiolarvi al sole. Tra l'altro, li trovate tutti sul sito di Acheron in pacchetto completo con un po' di sconto, quindi filate subito su acheron.it. Se, esatto, se volete andare sul sito, ve lo mettiamo anche in chat perché siamo molto molto raffinati. Stasera abbiamo anche un saccoccia che praticamente kubrickianamente vive in un punto di fuga. Mi hanno fatto i complimenti per le traiettorie, sono Esatto, contento. sei esattamente al centro di un punto di fuga. Kubrick, penso, ti darebbe un bacio con la lingua in questo momento, salvo poi negare la cosa. Però insomma, veramente, sei veramente al punto di fuga del tuo microfono e sembra che ti stia per sparare con un cannone laser, è veramente bellissimo. Detto questo, questa sera non potevamo fare le cose, diciamo, come al solito. I pitch, insomma, già un po' li conoscete, quindi perché fare tutto quello che già sapete? Le prove saranno, una prova in particolare sarà un po' diversa e vi dico già, preparatevi, caro pubblico delle grandi occasioni, ma lo ripeteremo via via, perché questa sera il pubblico potrà in qualche modo influire sulla votazione finale, beccandosi nel caso anche gli insulti dalla nostra giuria se le cose non dovessero essere, diciamo, concorde nei giudizi. La prima cosa che abbiamo stasera, però, è la bella novità, è che la prima prova non sarà più sui pitch, perché appunto li conoscete, ma sarà sui testi. Finalmente leggeremo un po' questi libri, questi incipit, queste opere che stanno crescendo, che comunque sono già pronte. Ovviamente non potevo leggerli io perché mangiandomi più C che veramente che pasta la mattina sarebbe stato abbastanza brutto. Però abbiamo con noi una persona preposta ed è infatti qui che saluto Jacopo Veronese. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. Non ho capito, mangi la pasta la mattina? No, nel senso che mangio più C di quanto mangi la pasta e come si può notare di pasta ne mangio No, 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 va abbastanza. bene, io non critico le colazioni degli altri, Ma io. voglio dire, mangiare la pasta la mattina potrebbe essere anche una moda interessante per. Assolutamente, assolutamente. Sai che carboidrati appena svegli. Ma sì, dammi Buonasera. quello slancio. E la sera Buonasera. zuccheri. Così. Buonasera, Esatto. Jacopo. Buonasera, Buonasera, buonasera. buonasera a tutti. Sei pronto alla lettura? Dicevi prego Sono Camilla, però. sempre prontissimo a leggere. Perfetto. Camilla voleva No, tra aggiungere l'altro qualcosa? dicevo che qualche lettore Acheron o lettrice potrebbe riconoscere la voce di Jacopo perché Jacopo ha già letto molti dei nostri incipit nella sua Sì. rubrica La Barca del Nocchiero, quindi è una voce che gli ascoltatori, in questo caso Acheron, sicuramente ormai hanno familiare. Riprenderà appena Tra il tempo lo l'altro, permette, riprenderà, promesso.
Tra l'altro, Jacopo, sei anche un uomo che si diletta di giochi di ruolo, a quanto so. Tragicamente, perché, come dico sempre, potevo drogarmi, ma ho scelto l'hobby più costoso. Guarda, no, ti perdonami se ti fermo, l'hobby più costoso è le mie spalle, ho delle miniature qua alle spalle. Ah, no, io la roba pesante non la tocco, ragazzi, mi dispiace. No, non avrò mai soldi per l'eroina, perché le miniature costano di più. Quindi non ho problemi. Pensa se giocassi anche a Magic, Lore. No, per fortuna, guarda, visto che oggi sono nella location particolare, la mia vecchia stanzetta da liceale, ho qua anche ritrovato il mio vecchio mazzo di Magic, però non lo tocco da quando andavo al liceo, quindi insomma credo sia uno tipo, sono anche l'unico ad avere un mazzo vecchissimo che non vale assolutamente. Comunque sono diretto di giochi di ruolo e ho anche un canale. Ho un canale che è DS_Dungeon, in questo momento sta facendo l'hosting della serata. E di questo ti ringraziamo. E ci scrivono che Magic è tipo il video poker. Esatto, grazie. Verissimo. Bene, ma cominciamo allora si è messo agli atti allora che Livio e Torquemada nell'ultima fantastica lucca mi hanno praticamente avviato al video poker, allora c'è stato un insegnamento di Magic. È stato questo momento un po' alla Trainspotting con te che eri quello, no dai ragazzi non drogatevi, e loro no, dai, guarda, tieni un pacchetto gratis, tieni un pacchetto, un booster pack. Guarda che belle le cartine, guarda, non le immagini sopra. È così che annusale, così. Senti che bello l'odore della stampa appena aperta. Che è vero. Sì, è tra l'altro. Che sono palesemente cosparse di droga. Cioè, bene. Stasera abbiamo appunto, cominciamo la serata. Entriamo nel vivo della serata e chiamerei intanto un attimo qua sul palco la nostra prima concorrente, Arianna. Arianna, buonasera. Buonasera. Come va? Calma, rilassata? Rilassatissima, un fiore proprio. Perfetto, sono contento. Sei pronta a sentire la lettura del tuo incipit? È tipo la prima volta che lo legge qualcuno a parte me stessa, quindi va bene. No pressure, insomma, dai. Assolutamente. Va benissimo. Bene, Arianna, ti faccio tornare un attimo nel backstage. Chiamiamo il nostro secondo candidato, Matteo De Benedettis. Eccolo qua, che ciao, stasera ciao. Purtroppo non sfoggia HeroQuest, quindi abbiamo segno già un punto meno, allora meno uno, perfetto. Come va? Tutto bene? Bene. Rilassato? Bene, non c'è niente di più bello di una sfida, quindi eccoci. Ah, ti vedo proprio già lancia in resta. Vediamo, speriamo di non finire per terra. Sei pronto alla pugna però questo, di sicuro sì. Perfetto. Grazie mille, ci sentiamo dopo. E adesso diamo il benvenuto a Enzo. Buonasera. Il nostro primo vincitore della prima puntata con i suoi kaiju napoletani che lottano contro il Vesuvio. Buonasera, sì. Perché sì. Ridere? È una cosa bellissima. No, come no, anzi. Andrà meglio fra un paio d'ore, in un modo o nell'altro. Guarda, alla fine il concetto è sempre quello degli esami, no? Alla peggio che vada, fra 2 ore è finita. Ma sono convinto che andrà sempre comunque bene, perché vi ricordo che alla fine, anche se avremo un vincitore o una vincitrice alla fine, intanto scusami Enzo, ti rimando nel backstage, dicevo, se avremo un vincitore o una vincitrice comunque tutto questo show per certi versi è anche un modo per mostrarsi, per farsi vedere, e non è detto che soltanto chi alza la coppa alla fine poi pubblicherà il suo libro, anzi è molto probabile che ci sarà un lavoro anche con gli altri, magari in un secondo momento, mentre il vincitore o la vincitrice potranno andare subito in udienza con sua eminenza, il terribile, che non pronuncerò qua per evitare che la situazione degeneri con portali dimensionali e squarci su dimensioni parallele orribili, roba tipo Event Horizon per chi ha visto Punto di Non Ritorno. Quindi insomma diamo inizio alla serata, che insomma stasera me la sto prendendo molto comoda, perché mi dispiace che finisce Piccinato, lo ammetto, sono un po' triste stasera. Finisce per ora. Esatto, per ora. Alla fine della puntata finisce per ora, assolutamente sì. Quindi io direi che è il momento di cominciare la prima prova, quindi la lettura dei testi. Ora, ovviamente non sarà una graticola vera e propria, perché comunque
Esatto, non sarà una vera e propria graticola, però per dare il giusto risalto alle tue parole abbiamo scelto questo layout. Quindi okay. Cominciamo con l'opera di Arianna. Giusto Camilla, correggimi sì, se sbaglio. Owen. E tra l'altro questo duplice ruolo di giurata e co-conduttrice. giusto un dato tecnico, noi abbiamo detto a tutti di rimandare un incipit che fosse tra le 1800 e le 2000 battute, quindi poco più di una tipica pagina del libro pubblicato che trovate in libreria, ecco, di modo che tutti avessero un testo di una lunghezza più o meno pari. Quindi, ecco, questo è quanto. Perfetto. Quindi in questo momento, diciamo, silenzio in sala, silenzio in aula. Jacopo, a te la parola, comincia pure con la tua prima lettura. Non mi abituerò mai alla sensazione del lago nella pelle. Quella puntura acuta, fredda, invasiva, il metallo che penetra nei tessuti, infilandosi in uno spazio che non gli appartiene. Dicono che un'azione ripetuta mille volte alla fine non faccia più alcun effetto, che il fisico si abitui, che a lungo andare il fastidio smetta di farsi sentire. Balle. Sarò fatta male io, e su questo ci si potrebbe scrivere un saggio, ma dopo 20 anni che mi infilano aghi nelle braccia, io quel fastidio lo sento e come. Forte e chiaro, neanche mi stessero impalando con una trave d'acciaio invece che con uno spillo. Per non parlare di quando il sangue inizia a travasare. Lo so che viene trattato proprio per evitarlo, eppure quel brivido intenso, quella netta percezione di un liquido estraneo che si fa strada nelle vene, che risale dal gomito, si espande in tutto il corpo come un parassita che si appropria del suo ospite, è impossibile da eliminare. Abbasso le palpebre, cancello la stanza, le cannule, le sacche rosse, spingo meglio gli auricolari nelle orecchie, sfilo l'elastico dalla treccia a spina di pesce. Il mio corpo si abbandona sulla barella, allo stesso modo in cui le ciocche ramate si sfaldano, lente, sulla spalla, mentre le note familiari delle mie canzoni preferite compiono la magia. Non sono più in ambulatorio. Non sono più una povera ragazza malata, sono la tragica protagonista di una intensa storia d'amore, sono la tipa misteriosa al centro della pista da ballo che tutti guardano e ammirano da lontano, sono parte di un gruppo che inneggia al coraggio, all'amore, all'accettazione. Le mie dita si arrotolano e si srotolano intorno all'elastico, come se stessero tessendo chissà quale trama, e il movimento maniacale unito alla forza della musica mi ipnotizza, al punto da farmi perdere il senso del tempo. Wow! Wow! Se ci fosse veramente il pubblico in sala, questo sarebbe il momento in cui sentiremo soltanto degli applausi. Sì, io ho una domanda per Jacopo. Adesso. Ma sì. Quanto sei empatico quando leggi? No. Perché è brutto qua. No, eh? Io okay. No, ma io non mi commuovo mai. Okay. Non so se il nostro pubblico, comunque anche se non è in sala, se volete commentare, dite, perché insomma è stato veramente un bel momento. Beh, ora c'è già una prima discussione. Che ve ne sembrate? Io partirei, per stavolta parto con Livio, che è il nostro ospite d'onore. Livio, dici la tua impressione a caldo. Allora, io ho avuto già occasione di ascoltare brani letti da Jacopo in passato, ho avuto anche il privilegio di averlo come lettore dei miei 4 volumi di Eternal War, e devo dire che, giustamente, come Masa ostenta, devo dire che effettivamente una buona voce all'opera, e quella di Jacopo non è buona, è ottima, riesce effettivamente a comunicare un testo dandogli delle sfumature che probabilmente il testo medesimo in sé per sé nemmeno aveva, ma quindi ci sia in qualche modo un arricchimento che, in quanto
piacevolezza di ascolto, è sicuramente una goduria. Però in quanto analisi del testo dovrò gioco forza farmi mettermi nella condizione di mettere da parte per concentrarmi maggiormente sul testo vero e proprio. Entro nel merito anche del testo, Lorenzo? Ah, se vuoi, sì, assolutamente. Dacci pure qualche... Dato poi avremo le domande, ma dacci pure quello che ti ha trasmesso il testo vero e proprio. Ecco. Esatto, non spoilerare tutto, perché tanto poi se hai qualcosa da chiedere all'autore lo facciamo dopo, che li facciamo sudare forte. Allora, devo dire che si tratta di un... Io di incipit ne leggo veramente tanti. Li recensisco, li commento anche, come forse saprete. E questo è nettamente un incipit sopra la media, per una serie di buone ragioni. Contiene... Voi non sapete Arianna come sta reagendo sotto, ma io l'ho vista. Tu la vedi nel... sì. Ci sono molte cose molto buone, ci sono alcune cose migliorabili, sicuramente, però il senso generale che trasmette, devo dire che emotivamente parlando, è molto forte. Quindi fa quello che fa tutto, svolge tutte le funzioni principali che un buon incipit dovrebbe svolgere. Quindi, sotto questo punto di vista, io mi sento di promuoverlo. Fantastico, bene, perfetto. Poi vedremo anche gli altri come andrà. Camilla, mi hanno tirato le orecchie in chat perché non ho cominciato con te, vedi? Adesso mi tocca spiegarmi al pubblico e darti la parola. Va bene, sono d'accordo con Livio sul discorso di sicuramente della voce di Jacopo, della performance che innegabilmente comunque ti porta a ad avere sensazioni e sentimenti nei confronti di un testo che sono diverse da quello che se cominci a leggerlo, ma come è diverso se cominci a leggerlo da solo in camera tua in un momento di riflessione o sui mezzi pubblici in mezzo alla gente. L'esperienza di lettura comunque innegabilmente cambia. Quello che non cambia appunto è poi la qualità. Se un incipit è bello e ben scritto, che tu sia appunto nel momento di riflessione solitaria in mezzo al pubblico, che te lo leggano, che te lo legga tu, comunque puoi riconoscere che c'è qualcosa che ti spinge a continuare la lettura, e sicuramente in questo di Arianna c'è solo diciamo che ho trovato forse un inno didascalico il momento in cui lei comincia a descrivere come si sente quando sente le sue canzoni preferite, perché nel momento in cui, avendo già ascoltato il suo pitch, lei mi dice la canzone in cui sei in un gruppo di persone che vogliono migliorare il mondo, eccetera, eccetera, mi sembra un po' troppo che voglia esprimere forse direttamente il messaggio del libro. Detto questo, comunque, io quando ho cominciato a descrivere la trasfusione ho avuto un momento di brividino, quindi assolutamente un ottimo incipit. Bene. Guarda, io lascio sempre il maso alla fine, perché secondo me deve arrivare alla fine come i coccodrilli, quelli che proprio ti trascinano nell'acqua. Quindi lascerei la parola un attimo al nostro spaziale Cristiano, perché oggi sei... Non riesco a non guardarti e non farmi partire il suono di Star Wars negli orecchi, perdonami, è incredibile questa cosa. Devi diventare lo spaziale Cristiano, ormai il terribile è superato. Esatto. Quando su Instagram sono già galattico. Direi anzi, perdonami, il siderale Cristiano. Siderale. Allora, intanto complimenti a Jacopo, perché la lettura è stata spaziale e io gli darei anche un bugiardino dei medicinali e lui lo potrebbe shampoo, renderlo come faceva sì. Tricordi Gasman. Esatto, e lui potrebbe renderlo a Divina Commedia. E allora, l'incipit di Arianna a me è piaciuto, anche perché io vorrei contestualizzarlo in un young adult, e quindi magari non ci si aspetta chissà quale qualità dietro un'opera che vuole parlare ai ragazzi più giovani. Invece, secondo me, c'è un buon hook, ovvero l'aggancio del testo già ti proietta dentro la narrazione, e mi ha sorpreso, ed è anche un ottimo esempio di scrittura immersiva, da quello che ho potuto vedere fino adesso. È molto catchy, quindi ti aggancia, ti strattona all'interno della narrazione, e l'ho apprezzato. Ma concordo con Camilla che verso il finale il pathos si va sporcando con queste... frasette un po' didascaliche, un po' mosce, e tutto quel pathos che è stato accumulato nelle prime righe dell'incipit viene smorzato fin troppo con queste ripetizioni ridondanti sui sentimenti. Secondo me già la carica sentimentale era già forte, quindi queste altre frasi fanno zoppicare l'incipit, però secondo me a livello generale è un ottimo incipit. Ci si può lavorare, via! Sì, ma sono proprio cose da limare, un po' sporco, però il risultato è buono, come diceva Livio, è sopra la media, perché ci sono testi che nemmeno ti fanno empatizzare con un probabile protagonista, invece qua
lo senti subito sulla pelle il protagonista, sento la carne. Quindi, letteralmente, visto che sì, si parla di inizio, è anche una bella mossa partire con un trauma, secondo me, perché comunque ti dà subito una... Sì. Temibile Torquemasa, stasera sponsorizzato dal collega Skeletor che salutiamo, esatto, da Eternia. Esatto, dal lato oscuro di Eternia, Montagna del Serpente. Lato oscuro, beh, la storia, vabbè, la storia l'ha condannato, ma secondo me, insomma, se ne può parlare. Assolutamente. E poi vorrei dire che anche Skeletor è assolutamente favoloso. Assolutamente sì. Quindi, allora, io mi chiamo il Temibile... mica a caso, nel senso che io, ascoltando tantissimi audiolibri, sono partito prevenuto e infatti mentre Jacopo leggeva io in realtà avevo il testo aperto e mi facevo il mio editing mentale. Allora, per chi mi conosce o chi è stato sotto le mie forche caudine sa che a me il tellato un po' mi urta. Però, perdonami, cos'è il tellato? Quando racconti un po' troppo, quando al posto che mostrare io sono per una focalizzazione cinematografica quasi. Cioè show don't tell, appunto. Esatto, la scena è un flusso come se fossimo al cinema e quindi io vedo cose. L'inizio è un po' raccontato, ma nella mia scala gerarchica la cosa che più voglio in un testo è che si senta la voce del protagonista del punto di vista. Quindi io qui la voce l'ho sentita e quindi mi va bene tutto. Quindi, okay, quindi in linea generale concordo con quanto hanno detto gli quindi altri. Quindi per ora Arianna diciamo che... Sì, ci sono cose da sistemare, chiaramente. Vediamo un po' anche il resto, perché insomma Arianna già festeggia, ma attenzione perché poi si fa come la Francia ieri sera. Si finisce malissimo, ragazzi. Io sono quasi rosso crociato, sono a 2 chilometri dal inteso confine. Come Cavalieri di Malta o cosa? No, come svizzero. Ah, pensavo una roba tipo sto crociato in quel senso, anche okay. Quello perfetto. Adesso è il momento del secondo incipit, quello di Matteo. Chiamerò un attimo velocemente qui Matteo, giusto per salutare. Ciao Matteo, come va? Ciao. Tutto bene? Bene, beh, mi accodo anch'io ai complimenti a Jacopo, quindi non vedo l'ora di sentire il mio incipit detto da lui. Bene. Ok, perfetto. Volevo soltanto una battuta veloce per magari per capire se ti tremava già la voce o stai tranquillissimo. Invece mi hai accolto con aplomb, questo mi rende molto triste. Va bene, Matteo, ci sentiamo dopo per il round delle domande, non ti preoccupare. Bene, torniamo dunque alla nostra configurazione. Jacopo, adesso è il momento della seconda opera, che Camilla, tu mi ricorderai essere l'opera di Matteo De Benedittis, quindi quel racconto un po' particolare legato al fatto che, come ci anticipava il buon Matteo, tutto il suo... Aspetta, il terribile Torquemasa penso che voglia essere messo sulla gratta. Animali pucciosi che si spadano in faccia, esatto. È un'interessante opera grimdark. Sì, ma soprattutto che è scritto tutto in seconda persona al momento. Esatto, quindi... un racconto in seconda persona di topolini, serpenti. E se pensate che sia una roba allegra, sappiate che siamo più dalle parti di Brisby, il segreto di Nim, per capirci. Sì. Più da quelle parti là, ragazzi, la faccia di Livio quando hai detto seconda persona è stata la cosa più impagabile della giornata. Confido di essere già stato memato, di solito funziona. Un po' di mouse guard, anche qualcuno dice mouse guard, forse sì, già. Forse ma sì. Mi bene. Auguro che qualcuno abbia fatto una clip intanto, ma era molto piccolo, ma tanto clipperemo dopo nel caso, non vi preoccupate. Jacopo, dunque io ti lascio la parola e buona lettura. Domani all'alba, anche se piove. Il teschio va avanti e indietro nell'oscurità e tu tremi. È una settimana che tremi, da quando Luni ti ha detto tra una settimana te ne vai a cercare. Poi ha preso una pelle ripiegata, l'ha stesa sul tavolo, ti ha fatto vedere. Un teschio di vipera, le gambe di dietro del rospo, un vispistrellum vivo, vivo, mi raccomando, vivo. Una pietra meridiale, punte di riccio, il cuore di... Poi avevi vomitato ed eri svenuto. Luni con 2 colpi t'aveva rialzato facendo shh, tutto invelenito. Attento, ratto! Ratto che non sei altro! Ratto, ratto, ratto! E tu eri stato attento. O almeno ci avevi provato.
Adesso le pelli ripiegate sono nel sacco e domani all'alba, anche se piove, dovrai partire. Ti guardi intorno. È stata la tua tana per quante lune bastavano a perderne il conto. Ricordi tuo padre, cavaliere dei ratti, ma lui si ricorderà di te. Luni non smette di sibilare che se il grande Erasmo si fosse ricordato di voi sarebbe venuto a salvare, invece no, non è mai venuto. Le catene del trespolo vuoto cigolano. Gregorio non è ancora tornato. Con quella mezza ala non deve essere facile cacciare per sé e per l'odioso Luni. Eppure sarebbe stato l'unico che... Tremi. Non vuoi uscire, ti guardi indietro. Luni arrotola le sue spire intorno a Tilde, che trema anche lei. Se non torni entro 7 lune! E poi la vipera fa schioccare le zanne verso tua sorella. Stringi il rosario di Caterina ed esci. Cosa devo fare? Ti chiedi, tremando. Fuori dalla tana, l'alba è livida. Piove. Wow, intanto leggo in chat, Jacopo, narrami la vita. Potrebbe essere di... Accetto proposte di lavoro come bardo itinerante che narra le gesta seguendo... Tipo ranuncolo, tipo... No, pensavo di più al bardo del Professor Robin dei Monty Python, però... Ok, perfetto, apprezzo molto la citazione. Andrò anche a cercarmi ogni audiolibro che hai su cui hai lavorato per prenderli tutti, penso a questo punto, per sicurezza. Magari mi faccio consigliare dal buon Masa, che mi sembra uno che di audiolibri ne sa qualche cosa. Comunque, ecco, una cosa importante, giustamente ci dicono in chat, ma questo non era un libro che poi era diventato un libro game? Che io sappia, ancora è tutto nelle mani del nostro signore che non pronunciamo. Quindi attualmente è un libro, non è un libro game. Assolutamente, a noi questo testo è stato proposto come romanzo. Poi Masa, durante la scorsa puntata, perché Matteo è arrivato in finale nella terza puntata, aveva proposto eventualmente, se Matteo era interessato all'idea, magari di tramutarlo come libro game. Io ero rimasta molto colpita da questo suggerimento e mi ero molto entusiasmata a riguardo, però in realtà Matteo l'ha proposto come romanzo e come romanzo tecnicamente continua a essere proposto. Se poi eventualmente vorrà farlo passare in un altro formato, questo si vedrà. Vedremo. Livio, seconda persona. Allora, la seconda persona è una sfida, ed è una sfida difficile da vincere fuori dalla narrativa interattiva, a mio avviso. Leggere, peraltro, un brano molto breve di narrativa in seconda persona è molto fuorviante, perché in particolare per chi abbia poca dimestichezza con testi di questo tipo, probabilmente l'effetto novità rischia di essere così forte da trarre molto in inganno e da colpire con un effetto espressivo forte, che in realtà, per esperienza, posso dirvi, svanire molto velocemente, per cedere il terreno a una serie di problemi che invece si mantengono per tutta la durata del testo. In altre parole, la seconda persona può essere fatta funzionare anche in racconti, in prosa scritta, tendenzialmente è molto difficile sostenerla nel tempo. Quindi leggere solo un incipit rischia di essere molto elogiativo nei confronti di un'opera di questo tipo. E in casi come questi io chiederei sempre di poter dare uno sguardo nella storia più avanti, quindi certo. Leggere solo l'incipit rischia di avere appunto questo problema. Fatta questa premessa, questo incipit ha diversi problemi di natura ulteriore che ruotano attorno al fatto di una non chiarissima fisionomia anche descrittiva e di natura del protagonista, quindi del tu. Soggetto, oggetto della narrazione e soggetto implicito della storia. Questo tu non viene introdotto in un modo molto chiaro da subito, lo si desume da una serie di indicazioni indirette,
ad esempio il riferimento al, al, al fatto che il padre fosse un cavaliere di un cavaliere dei, di, ratti. Dei ratti, eccetera, eccetera, e altre cose di questo tipo. Però per tutto il tempo la voce, questa voce che si rivolge alla soggettività, in qualche modo si, è una voce assente che si sta rivolgendo a un personaggio assente a sua volta. Quindi c'è un atto comunicativo che si svolge fra due non soggetti. Uno, cioè l'unica figura dotata di una, di una qualche fisionomia, perché se ne sente la voce, è quella del secondo personaggio in scena che sta torchiando il protagonista. Però a mio avviso questa scena non introduce sufficientemente e con la giusta, diciamo, gradualità e con la giusta chiarezza il protagonista, abbastanza da far risaltare quelli che sono i punti di forza della seconda persona, che pure ci sono e possono essere ovviamente valorizzati e sfruttati. Quindi non direi che si tratti di un incipit particolarmente funzionale, io lo rivedrei. Ok, Camilla, come è stato sentirlo? Bello, sentirlo è stato bello. Beh, ovviamente. Jacopo ovviamente aggiunge tutto, esatto. Esatto, ma poi perché effettivamente, come dice Livio, l'incipit in seconda persona, soprattutto sulla breve distanza, funziona benissimo letto così, perché sembra che stia parlando proprio a te, quindi è proprio una voce viva che sta parlando in quel momento a te, e quindi è un effetto diverso. Ma su, come dire, sull'effettiva possibilità di poi portare avanti tutta una narrazione in seconda persona, in parte abbiamo già toccato poi nella scorsa puntata, nel senso che comunque è una cosa che a cui avevamo fatto riferimento, perché effettivamente è una sfida, come tutte le sfide, può portare grandi risultati, ma può anche portare grandi cadute, ecco. È una scommessa, senza dubbio. Esatto. Mi è piaciuto il fatto che comunque ci sia subito un riferimento, cioè ci dovrebbero, come ha detto Livio, probabilmente ci vorrebbero più dettagli che facciano capire esattamente chi sta parlando, qual è il contesto, cioè un incipit quindi che ti dia effettivamente la possibilità di entrare meglio nella storia. Mi è piaciuto che comunque ci fosse il riferimento a questo talismano di Santa Caterina, insomma è un dettaglio che spiccano nel... rispetto al resto, e che mi dà l'idea appunto che comunque sia un testo adatto ad Acheron, visto che comunque c'è l'italianità e il fantasy è dato sicuramente dal fatto che sono animali antropomorfi. Detto questo, so che Matteo forse non era entusiastissimo all'idea, anche se abbiamo scoperto i suoi trascorsi nell'ambito, ma io più sento questa seconda persona, soprattutto quando magari chiede si ricorderà mio padre di me, cavolo, cioè io sento il libro game proprio che scorre potente, quindi insomma gli direi di pensarci seriamente. Benissimo, benissimo, benissimo. Cristiano, dimmi un po'. Allora, io concordo con Livio e Camilla, perché mentre Jacopo leggeva mi veniva l'impulso di tirare i dadi. Proprio, oddio, sta per succedere qualcosa, adesso faccio la mia giocata. Perché è un testo che ti prepara un setting dove tu, persona in che sei stata narrata, devi interagire. Quindi è un testo che ti dice adesso facciamo qualcosa. E questo qualcosa è, penso, esci di casa e cerchi tuo padre, esci di casa e vai a prendere il cibo, le provviste per il viaggio, e quindi mi ha disorientato. Questo senso di spaesamento è stato amplificato anche dal fatto che non c'erano così tanti dettagli, sia del narratore che del protagonista. E quindi era un'ambientazione abbozzata, un setting abbozzato, dove non sapevo come muovermi come lettore, o in questo caso ascoltatore. E come diceva Liv, la seconda persona, soprattutto sulla corta distanza, è molto beffarda, perché può illuderti e può farti pensare che sia un grande testo, perché il lettore medio non è abituato alla seconda persona, o alla prima o alla terza. E anche se uno dei miei libri preferiti di Jameson, la quinta stagione, è scritto tutta in seconda persona, no, e lì è molto... Non far partire sta faida, ti prego, non far partire... No, vabbè, non l'ha letto quello. Non l'ha letto. No, però odio la sua scrittura in generale, perché non... E invece è uno dei miei libri preferiti, e lì spacca, perché lei mantiene una tensione per tutto il tempo del romanzo. Questa tensione, secondo me, già nell'incipit cala. E quindi, secondo me, Matteo o cambia registro o fa davvero un libro game.
Quindi, come romanzo, io in questo incipit non ci vedo le potenzialità giuste. Però a me, vi dico la verità, sposo anche un po' una tesi che ho letto in chat. A me l'idea di essere anche un po' buttato là in media res, non capirci tanto, che è un po' un trucchetto che fa, per esempio, Gibson, parlando da tutt'altra parte, è una roba che se ti piace quella roba là, potrebbe anche essere una roba che ti può piacere, non lo so. Tanto ci scrivono anche, giustamente, che la quinta stagione ha un punto di vista in seconda persona, gli altri sono arrivati alla terza, al passato oppure al presente anche. Quindi sì, infatti ho detto 20 stagioni. Sì, infatti. Comunque è bello, ma il nostro pubblico è molto... vedere anche che tra di noi non siamo d'accordo su niente, così almeno si può capire che... Temibile Torquemada invece, dimmi un po' la tua. Allora, io come dicevo prima, voglio sentire le voci del personaggio, ma cosa vuol dire? Che voglio sentire anche le emozioni del personaggio. Io voglio un ponte empatico tra il... protagonista o comunque chi sta parlando e il lettore, cioè più entri in empatia col personaggio più ci rimani attaccato e parteggi per lui, soffri con lui eccetera. Sta seconda persona mi crea un muro, cioè mi crea proprio un muro empatico, nel senso che è talmente fredda e distaccata che io non sento niente, vedo solo un susseguirsi di cose, e a livello di romanzo a me questa cosa piace poco, piace proprio per niente. Tra l'altro, io ritengo che sia proprio una scrittura, per come è anche stata trasposta, è proprio figlia di una lettura di libro game. Cioè, se io l'avessi letta in un libro game, non mi creavo certo. La problematica. Perché non mi creavo la problematica? Perché quando gioco a libro game non mi interessa tanto quello che ho detto prima, ma mi interessa più giocare a vedere cosa succede nella vicenda, chiaramente, no? Quindi... Io continuo a perseguire la mia idea che questo deve essere un libro game, punto. Sia per motivi commerciali, perché un libro game fatto a questa maniera vende di più di un romanzo fatto a questa maniera, perché gli animali ci piacciono tantissimo ma vendono un tubo, quindi... Oh. È vero. Cioè, giusto. Masa, ma giusto. Ho dati di vendita interni... Sì. Ad avvalorare la mia tesi, quindi. Beh, magari non vendono i tuoi animaletti. No, io non ho scritto animaletti. Non ancora. No, beh, però felini antropomorfi nei Trionfi del Vuoto, che vedete lì dietro, andate a comprarli. Senza vergogna. Io non so cosa sia. Ci sono anche i fauni, Masa. Non sono degli animali, quelli sono delle razze. Vero. Vabbè, ho capito, però insomma, le zampe caprine quello sono. Con tutto che, se posso aggiungere una cosa, prego. La seconda persona può assolutamente essere usata per degli effetti particolari che né la prima né la terza possono raggiungere, però è più complessa. Secondo me richiede un grado maggiore di padronanza per essere gestita in modo da valorizzare queste stranezze intrinseche della seconda persona rispetto alle altre, alle impostazioni più tradizionali. E infatti io ero curioso di vedere se qualcuna di queste strategie che avrebbero fatto veramente brillare, secondo me, un incipit di questo tipo con una seconda persona e un protagonista che in realtà era un topolino, un esserino piccolino, ero molto curioso di sentire se ci sarebbero state. Purtroppo non le ho trovate, cioè non ho trovato valorizzato quel tipo di strumento espressivo lì. Certo, anche perché fare si può fare tutto, cioè, però la seconda... No, no, voglio dire che nel senso bisogna poi, cioè bisogna effettivamente riuscirci. Ci sono anche usate anche un po' della vostro veleno per le domande, mi raccomando. No, io volevo aggiungere soltanto che Jacopo, leggendolo, ci ha illuso ancora di più, perché è stato talmente bravo che i difetti del testo sono stati molto smorzati. Cioè, almeno secondo me. Stupido sexy Jacopo. È vero. Tanto c'era anche del buono, voglio anche dire che c'erano anche cose molto apprezzabili nel testo. Comunque, perdonatemi, devo segnalarvi Cause Girls Just Wanna Have Fauno, perché è arrivato nel mezzo, non posso non farla vedere, perdonatemi. Cominciamo quindi un attimo, chiamiamo dentro Enzo velocemente per un saluto. Enzo, ma pronti a leggere la tua opera? Sì, sono curioso perché ho scritto un testo in bianco e nero e Jacopo lo declamerà a colori.
Partiamo subito con le captazio. Vedo subito con le captazio benevolenza. Sì, 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 sì. Partiamo subito bene. Sì, sì, sì. Vedo bene. Sei nel posto giusto. Ora, se cominci anche un po' a lodare Masa, secondo me. Comunque, ecco. Ah! Vabbè. Così proprio, Enzo. Così è. Masa avrei voluto farlo, ma il mio pacco ancora non è arrivato. È colpa dello stesso Masa, però, probabilmente. Però no, è colpa della tipografia e dell'omuncolo, ma io vedo gli ordini. Io tanto, so. Enzo, perdonami, ma ci dicono che oggi non è la poltrona da villain di James Bond, perché? Ho dovuto cederla a mio padre, sta vedendo la partita. Vabbè, giusto. Il capo al capo villain, esatto, quindi questo fa di te un minion. È curioso che tu abbia detto minion, Lore, poi vedrai perché. Ok, perfetto, adesso ti faccio tornare nel backstage, Andia, rimettiamo la nostra mega postazione con la faccia di Jacopo ben impressa davanti a noi. Jacopo, adesso è il momento di parlarci appunto di questa opera pienamente partenopea di santi, pulcinelli, statue, vulcani. Quindi a te la parola e buona lettura. Nellino Esposito era stremato. Quel maledetto borsello non valeva tanta fatica, doveva gettarlo via e continuare a scappare, forse così quella figliola lo avrebbe lasciato in pace. Girò l'angolo e si inerpicò di corsa lungo una salita dei quartieri spagnoli, si acquattò nell'ombra sotto l'arco di un portone, riprese fiato e si voltò verso la strada in discesa. Eccola! La donna camminava tranquilla, non aveva un capello scomposto, andava avanti così fin dal borgo dei Marinari, eppure non contava quanto veloce lui corresse. Quella era sempre dietro di lui e sembrava passeggiare, sopra veste gialla appoggiata sulle spalle, micio nero accucciato in braccio. Nellino balzò in piedi, prese a correre lungo la salita. Stavolta l'avrebbe seminata. Si lanciò in uno stretto vicolo che divideva due edifici dalle pareti in tufo. Dopo una decina di pertiche sbucò nella via parallela, scansò il carretto di un bananaro e si fiondò in discesa. Il borsello era ben stretto nella mano, il suo contenuto tintinnava a ogni falcata. Si fermò all'imbocco di via Toledo e le narici, dilatate dallo sforzo, furono invase da odore di frittura e di sterco di cavallo. Scrutò da un lato all'altro del corso. Una lavandaia portava al fianco una cesta di panni. Due tizi rispettabili, ben vestiti, parlottavano appoggiati, ognuno al proprio bastone da passeggio. Decine di persone a perdere tempo, ma nessuna traccia di quella pollanca inquietante. Esposito, Nellino trasalì. Si voltò e la donna era dietro di lui a meno di tre passi. Impossibile. Nellino Esposito. Alle spalle di quella ianara sorridente comparve il vecchio borghese a cui aveva scippato il borsello. Il galantuomo chiuse un voluminoso libro, se lo strinse sotto il braccio e si lisciò un mustacchio. «Mi chiamo Giambattista Basile e ho un lavoro per te». Perdonatemi, parto subito io. Ho sentito l'oclamora. L'ho proprio sentito, sì, dentro anch'io. Io l'occhi la mora ce l'ho nella libreria, anche ancora in disordine, però ce l'ho nel cuore, soprattutto ce l'ha davvero nel cuore. Vero. Tanto dicono forse il testo di Enzo è quello in cui forse funziona bene anche senza una grande interpretazione, può essere anche vero perché è un testo molto molto asciutto. Ma Livio, lascio a te la parola, perché giustamente facciamo parlare i professionisti, io sono qua solo per darvi e prendervi la parola. Prego, Livio. Allora, un incipit molto ben fatto. Partiamo da questo. È multisensoriale, ci sono parecchi, è molto ricco, ha molta varietà al suo interno, cioè è movimentato, il che fa bene, contiene un conflitto, e presenta il personaggio in opposizione a quella che plausibilmente è la trama della storia stessa. Dà molto la sensazione di stare assistendo all'inizio di un heist movie o qualcosa del genere, quindi comunica molto efficacemente anche la promessa che il libro in qualche misura andrà a
mantenere con il suo sviluppo, con la sua progressione, e setta l'aspettativa del lettore in un modo che, peraltro, conclude con un guizzo finale che, qualora si accompagnasse in determinati lettori dall'agnizione circa il riconoscimento su chi sia il personaggio coinvolto e appena introdotto, fa proprio sbottare dicendo wow, ora, l'effetto wow che in chiusura di una sequenza è sempre molto auspicabile e che è astuto, è furbo, è una discreta paraculata a mettere alla fine di un incipit. Quindi direi un buon lavoro, un incipit che funziona bene. Bene, bene, perfetto. Camilla, dici la sua. Si è messo agli atti che Livio mi ruba i pensieri, perché io ho scritto nei miei appunti inizio da Heist e quindi Livio mi ha rubato parte del commento. Beh, sei un grande classico. Me la immagino proprio a livello cinematografico, il tizio che scappa nei vicoli, sì, e che non sappiamo chi sia, improvvisamente si trova di fronte a chi lo stava inseguendo. Quello sì. In questo senso, indubbiamente, il fatto di venire dopo gli altri due incipit, avendo meno carica emotiva, un pochino forse a livello, come dire, puramente sensoriale, ne risente. Ti è dato meno. Esatto, ma nel momento in cui vado a scindere quello che è la mia risposta emotiva a una lettura e quello che poi effettivamente è il testo che abbiamo ascoltato, indubbiamente l'incipit di Enzo è ottimo. Forse all'inizio un filo troppo veloce avrei dato ancora più, come dire, profondità all'inseguimento. Sì, nel senso, proprio alle sue sensazioni fisiche nel momento in cui cercava di scappare, però forse anche per dare in parte quell'emotività, quella sensazione di ansia da oddio, qualcuno mi insegue, cosa faccio, ok? Certo. È chiaro, io qualche passo in più a Napoli me lo sarei fatto. Giusto per... Però no, ottimo, come dice Livio, poi appare Basile nel momento in cui conosci il nome di Giambattista Basile, sei lì tipo... È arrivato Giambattista, quindi io mi chiedevo in effetti dopo la prima puntata quando avrebbe fatto la sua comparsa Basile, lietissima di scoprire che lo fa nelle prime due pagine, perché insomma comunque è una tematica che mi appassiona, quella del... e quindi mi è piaciuto. In sintesi, vabbè, io vado sempre troppo lunga, in sintesi mi è piaciuto. No, tranquilla, tranquilla. Spaziale siderale cristiano, dici la tua. Allora, secondo me il fatto che non ci fosse la carica emotiva, quella che ti fa empatizzare con il personaggio X, è un pregio in questo caso, perché ti butta direttamente in questa azione frenetica di rincorsi, di inseguimenti e di scappatoie tra i vicoli napoletani, che ti fa ancora apprezzare di più la narrazione in sé, proprio gli eventi che si inseguono a vicenda. La prima parte del prologo mi ha ricordato, come dicevi te, L'Oklahoma, cioè questa città fatta di vicoli, di persone che vivono per espedienti, tagliando il borsellino agli altri e ingannandoli, ma poi c'è il plot twist finale, ovvero che Giambattista Basile, che è praticamente una delle più grandi figure culturali della città partenopea, che ha magari qualche lavoretto sporco da far lavare, da far eseguire al nostro protagonista. E quindi secondo me è un incipit che, anche se non ha un pathos proprio emotivo, sentimentale, come poteva essere quello di Arianna, è un incipit, secondo me, buonissimo, a cui si può aggiungere niente, perché, come diceva Livio, c'è la paraculata che ti mette questo cliffhanger proprio a fine incipit, dove ti fa dire, adesso che succede? Chi è questo Basile? Che qualcuno non lo conosce, però già soltanto che qualcuno si accarezza il mustacchio, secondo me, c'è veramente qualcosa, sì, di... Sì, se non lo conosci sei incuriosito, se lo conosci è come se ti avessero calato la carta epica del personaggio esatto. Speciale. È come se io, marchigiano, scappo da qualcuno e mi trovo Leopardi, che mi dice un lavoretto per... Ma infatti appena ho detto Basile c'è stata la reazione generale, l'ho sentita la reazione di tutti, che è stata... Sì, perché io avevo l'incipit già, però la versione che avevo io si interrompeva molto prima e non c'era Basile, quindi io mi sono sorpreso ad ascoltarti. Quindi, vabbè, per me è il più pulito degli incipit, ha tutti gli ingredienti per il romanzo di intrattenimento che tu vuoi leggere subito.
Come sapete, a Fiorentino mi avesse detto: sono Lorenzo il Magnifico, è un lavoretto per te. Sì. Aspetta un attimo. Ragazzi, voi non lo sapete, ma c'è il nostro condottiero Max che in realtà sta guardando questa puntata e sta segnando tutte le idee per le avventure che dovrà farci fare. Tra poi l'altro, domani abbiamo l'ultima di Brancalonia per questa piccola sessione. Stiamo assediati, perdonatemi l'inciso, da un come si chiama, Camilla? Marcigno. Il Marcigno, cioè fondamentalmente una pala di scheletri ci sta per travolgere. Sì. E sopra no, no, esatto. Lorenzo, altresì noto come Feriano, tra proprio travolto. Io ti sto guardando dal. Non mi ha ancora travolto, però credo di essere a metà dell'imprecazione quando verrò travolto, probabilmente. Vabbè, comunque, se domani volete vederci morire male, alle 21 comincia l'ultima sessione, diciamo, prima della pausetta estiva di luglio di Brancalonia. Detto questo, temibile Torquemada. Allora, adesso arriva il pignolo spaccacoglioni, perché tutti a dare belle parole sono arrivato, nel senso che, allora, è sicuramente un buonissimo incipit, sicuramente lavorabile, eccetera, ma io voglio di più. Secondo me Enzo ha fatto 30, ma si può e si deve fare 31 in questo incipit. Allora, parte prima, allora, c'è una focalizzazione, ma può essere fatta meglio, secondo me, e attenzione, io richiedo sempre la voce del personaggio, qua la sento poco, la voglio sentire di più, ma non mi serve mettere 800 milioni di righe di flusso di pensiero. Basta una frase detta nel modo giusto per farti sentire la voce del personaggio. Qui la vorrei sentire un po' di più. Poi, l'attacco mi ha un po' ammazzato. Nellino Esposito era stremato. Sono con la telecamera sulla luna. Non sono sul personaggio, ma sono sulla luna. E già mi sganci. Però, vabbè, dopo migliora. Secondo me l'incipit è buono, ma è vittima del fatto che aveva un totale di battute e lui doveva arrivare al cliffhanger entro il limite di battute, perché può essere. Io ci volevo 5 righe in più sul finale, volevo qualche pennellata in più, cioè succede tutto troppo in fretta alla fine, secondo me. Io avrei tolto lo stremato, proprio quella frase dell'inizio, secondo me è sbagliata. No, esatto, perché è esterna al POV, è il vecchio attorno al fuoco che ti sta raccontando che Nellino Esposito era stremato, non mi stai facendo sentire che è stremato, hai capito? Questa è la problematica. Qua adesso sto veramente puntando il dito nel taglietto per rompere. Beh, giustamente stai lavorando sul materiale che hai, anche essere esatto, cioè secondo me è sicuramente un buon incipit, mi dà una buona atmosfera, un Loch Lamora a Napoli secondo me funziona. Perdonami, c'è una bellissima descrizione di Roberto Riccioli che dice Loch Lamora incontra tutto il sapore. È vero. E comunque vabbè, sicuramente un Loch Lamora fascetta, Napoli, fascetta, questa è fascetta. Questa è fascetta assolutamente, però ci sono un po' di cose da rivedere secondo me. Capito. Bene. Beh, comunque avete un bel po' di materiale per dare il vostro primo voto. Io, Jacopo, guarda, intanto ti ringrazio tantissimo per aver veramente elevato, devo dire, questo show a livelli ancora più alti. No, assolutamente, guarda, io Piccinato gli voglio bene come un figlio e credo che stia andando molto bene e che i contenuti espressi sono sempre stati interessanti. Averti qua a leggere gli incipit è stato veramente un alzare ulteriormente il livello e sono molto contento, te lo dico senza alcun tipo di piaggeria e senza alcun tipo di bisogno di lisciarti il pelo, perché insomma veramente ti ringrazio tantissimo per il tuo apporto. Se vuoi, appunto, grazie, rimani nel backstage, ti richiamiamo verso la fine per i saluti finali. Volentieri. Se no, ora vai pure a fare a bere, a rilassarti. Io tanto ti guardo là in basso. Grazie mille, ci sentiamo e ci vediamo. Grazie ancora. Ancora complimenti a Jacopo. Ancora veramente complimenti. Signori, siamo noi. Siamo noi e credo sia il momento. Una comunicazione di servizio: chiedono la recitazione della prima parte iniziale della puntata. Ovviamente no, però alla fine della puntata ci sarà ovviamente tutta la puntata disponibile su Twitch. Poi metteremo in blocco tutte le puntate su YouTube, almeno uno le potremo fruire in maniera libera per voi, se volete vedere come è andata Piccinato e rivivere le sue emozioni.
Detto questo, signori e signore, è il momento di dare il primo voto della finale. Livio ovviamente lo darà in separata sede, nascosto, e verrà svelato soltanto alla fine. Come si dice in questi casi, potrà confermare o ribaltare il risultato, mentre voi potete dare i vostri voti, anzi dovete dare i vostri voti in chiaro. E con chi posso partire con le votazioni, se non Camilla? Prego. Ma guarda, Lorenzo, ormai sai che mi sono affezionata a questo primo posto, sono un po'... Lo so. Ti sorprenderò. Sorprendimi. Tutto sommato sono abbastanza decisa e il mio voto va ad Arianna. Perfetto, il tuo voto va ad Arianna, perfetto. Sei stata veramente chirurgica questa volta. Ma perché tanto ho parlato un sacco dopo gli incipiti, quindi penso quindi che... il trucco è farti parlare prima, mi stai dicendo. Esatto. Questo. Perfetto. Terribile Cristiano, cosa ci dice la tua possente voce del microfono laser? Allora, io invece sono un po' in dubbio, perché ho trovato due incipit che mi hanno soddisfatto molto. Che uno è quello di Arianna e un altro quello di Enzo, perché quello di Matteo l'ho trovato il più debole, appunto. Ok. E... diciamo che da lettore, parlato proprio da lettore, l'incipit di Enzo mi avrebbe veramente costretto a leggere il libro in un giorno, ma perché volevo sapere cosa cacchio voleva questo Giambattista Basile. Quello di Arianna anche, soltanto che quelle sviolinate finali lì mi hanno fatto storcere un po' il naso. Quindi se io devo giudicare soltanto l'incipit, dico Enzo. Perfetto. Quindi per adesso abbiamo un voto ad Arianna e un voto ad Enzo. Terribile Torquemada, vediamo un po' cosa farai tu. Se, oltre a distruggere qualsiasi cosa sia caduta... No, io lo fermo. Non era roba tua, perfetto, ok? Vediamo allora, un po' se manterrai l'equilibrio o ti sbilancerai. No, io mi sbilancio un attimo, ma più che altro perché è un voto di pancia. Io voto, come ho detto prima, rimango coerente con quello che ho detto e voto ciò che mi ha fatto... cioè, quel voto, l'incipit che mi ha fatto più sentire la voce del personaggio, e quindi il mio voto va a questo incipit. E Cami, questo testo l'ho scritto solo per te. Distopia amazzoniana, titolo italico. Devo dedurre che sia Arianna, quindi sì. Devo dedurre che sia Arianna. Perfetto. Però magari grazie, scrivo qualcosa. Esatto, magari scrivo qualcos'altro in inglese, così almeno. Intanto abbiamo ricevuto anche il voto di Livio, che ovviamente teniamo da parte. Quindi per il momento abbiamo questa situazione molto interessante, che adesso vado con le nostre possenti grafiche a mostrare. Abbiamo quindi due voti per Arianna e un voto per Enzo, mentre al momento Matteo deve soltanto, ovviamente, temporaneamente accomodarsi nell'ultima posizione, però insomma tutto può essere pronto a uno sconvolgimento tellurico, perché insomma tutto può accadere qui su Picnado, e abbiamo visto più volte che l'ultimo round con la ringa finale ha sparigliato le carte. Adesso è il momento forse che vi piace di più, io lo so, perché siete persone crudeli, ognuna a modo vostro e ognuno col vostro strumento di tortura preferito, perché è il momento delle domande, è il momento della seconda prova, è il momento finalmente di far risalire Arianna dal pozzo in cui teniamo i nostri candidati prima che vengano messi sul palco. Ciao Arianna, bentornata. Al momento sei in testa, sei contenta? Sì, tantissimo. Sei contenta? Perfetto. Senza pressione, non ti preoccupare. No, non essere... Perfetto. Io allora cominciamo intanto a metterti sulla graticola, come giusto che sia. Finalmente posso dire graticola, sono molto contento. Terrei, se siete d'accordo, le staffilate di Livio per la parte finale, quando le ferite sono ormai abbastanza aperte e lui può inserirsi bene nelle carni. Esatto, come fatality. Comincerei... No, Camilla no, dai, povera Camilla. Comincerei con il terribile Cristiano, guarda. Oggi cominciamo con Cristiano, ho deciso così.
Sì, allora, ma le domande le facciamo in base all'incipit o possiamo... In base a quello che pensi sia più doloroso fare. O allora, meno doloroso, dipende. No, niente, doloroso. Allora, l'unica cosa che non mi aveva convinto l'altra serata sul pitch di Arianna in generale è che secondo me l'italianità era un po' troppo assente. Ovvero che mi avevi detto che c'era Roma... Però poteva essere Roma come Venezia o come qualsiasi altra città del mondo. E siccome Acheron è una casa editrice che punta molto sulla nostra nazione, sulla nostra immaginazione italiana, volevo dirti se durante questa settimana avevi pensato come arricchire la tua ambientazione, la tua Roma, e come renderla protagonista quasi quanto i tuoi personaggi. Quindi volevo farmi dire da te se avevi corretto questa cosa. Allora, io innanzitutto ho scelto Roma semplicemente perché io sono nata e cresciuta a Roma, quindi io, come tutti i bravi romani, sono innamorata persa della mia città, nonostante abbia una valangata di difetti e di problemi. Però si ama e basta Roma. E quindi, da brava amante della mia città, è praticamente il quarto protagonista del libro. Ovviamente nel pitch, nell'incipit, uno non può far vedere tutto, non si può parlare subito di tutto. Però certo, mentre per esempio nel pitch di Enzo si sente subito Napoli, nella mia magari Roma verrà fuori piano piano. Però è come se fosse, è come quando uno si è a teatro e ci sono le scenografie che cambiano e c'è la scenografia di fondo che invece resta sempre la stessa e che serve a mantenere il punto nella storia. Roma è il punto fisso, è parte integrante della storia, è anche uno dei, a parte lo scenario in cui si svolge la storia, ma è anche proprio uno dei fattori che portano i miei protagonisti a fare determinate scelte, svolgerà anche un ruolo fondamentale in uno dei momenti chiave per Antea nel passaggio dal mondo ordinario al mondo straordinario, che l'aiuterà anche a compiere la decisione definitiva, insomma, quindi c'è, Roma c'è. Io sono impossibilitata a tenerla fuori dalle mie storie, in qualunque storia io abbia mai scritto Roma c'è sempre stata e ci sono sviolinate praticamente a qualsiasi cosa. E anche se l'ambientazione è comunque futuristica, perché comunque il libro è ambientato nel futuro, poi un futuro sul quale la Awen ha inciso tantissimo, quindi passo a parlare di Hyperloop e grattacieli e poi c'è Roma. Uno dice che c'entrano i grattacieli a Roma? Infatti la domanda che volevo farti di aggancio, come è questa Roma futuristica, tra virgolette? Si è evoluta, io penso che Roma... rimasta come una tipo delle favelas, tra virgolette? No, io per come... Per come immagino io Roma in un mondo veramente utopistico, perché purtroppo Roma non potrà mai essere così per altri tipi di problemi, io penso che se mai un giorno riuscissero a renderle la metropoli che dovrebbe essere a competizione con tante altre metropoli mondiali, dovrebbe mantenere quel giusto equilibrio tra, ok, fighi, i grattacieli, l'hyperloop, le cose moderne, ma noi abbiamo il Colosseo. E quello sta lì dal 3000 avanti Cristo, guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo scalpisce, guai a chi lo butta giù, fondamentalmente. Quindi ci sarà sempre questo equilibrio tra il nuovo, il moderno, il tecnologico, ma è sempre Roma. E Roma caput mundi sempre, comunque. Quindi, insomma, c'è un equilibrio abbastanza forte tra l'antico e il moderno, che secondo me è quella che è l'anima di Roma. Perfetto, mi piace, bene, grazie. Bene, perfetto. Camilla, stavolta tocca a te. Tocca a me. Allora, tra l'altro questa risposta mi ha dato un po' da pensare, però a me è rimasto... Spero non è negativo. No, non pensare più, Camilla. No. Pensare. È crudele, crudele. No, allora, battuta a parte. Tu hai toccato spesso, nel corso della puntata in cui ci siamo incontrati, il fatto dei coprotagonisti, cioè del fatto che Antea non è da sola. Io vorrei saperne un po' di più, perché siamo rimasti che ci sono questi coprotagonisti, c'è un'anima romance, però non c'è proprio un triangolo, insomma... No, non c'è il triangolo. Non c'è nella tua storia, ma i fan possono decidere quello che vogliono. Ah, sì. No, anche Masa potrebbe obbligarti con la forza a inserire un triangolo amoroso. No, di solito è anche detto che sia necessariamente tra il maschio e la femmina, possiamo farli ottima risposta. Allora, voli pindarici a parte, comunque vorrei capire un po' di più, perché ormai Antea l'abbiamo conosciuta abbastanza, vorrei capire con chi altri abbiamo a che fare.
Allora, gli altri due ragazzi sono Noah e Tommaso. Entrambi lavorano già all'interno del grattacielo Owen, così come Antea. La differenza è che Antea all'inizio lavora nel cinema all'interno del grattacielo. Il grattacielo è come se fosse una città a sé stante, no? Un mega centro commerciale al cui interno c'è tutto. Antea lavora solo per il cinema all'interno del grattacielo. Noah e Tommaso invece lavorano proprio per l'Owen. Antea, sì, Noah alla manutenzione, Tommaso in cucina, lui è il cuoco della mensa dell'Owen. Loro si sono conosciuti prima che la storia cominci e si sono trovati ad organizzare questo furto che Antea origlierà per puro caso una sera e nella quale verrà trascinata all'interno. Ovviamente anche loro, così come Antea, hanno le loro motivazioni per voler sfidare un colosso così grande come l'Owen, che Masa ha più volte paragonato ad Amazon. Va bene, va benissimo il paragone con Amazon, magari con la cattiveria della Disney però. E, salutiamo i nostri amici della Disney, tra l'altro. Ciao Topolino. Noah in particolare ha avuto, esatto, Noah in particolare ha un passato molto molto travagliato. Lui è giapponese, la famiglia è giapponese, ma è nato a Roma e la madre è morta quando lui era piccolo a causa dell'Owen. A causa dell'innovazione disperata che l'Owen ha portato nel mondo, la madre ha perso il lavoro, è caduta in depressione e si è uccisa, lasciandolo da solo. Tommaso, invece, di contro, è un ragazzo che faceva una vita abbastanza libertina, diciamo così, però per avere più soldi ha sfruttato l'innovazione tecnologica che ha portato l'Owen, si è offerto volontario per fare da test, diciamo da cavia per alcuni esperimenti per le nuove tecnologie, e è rimasto sfigurato, quindi è completamente... Avete presente Slot di Goonies? Più o meno in quella direzione. Ok, bene. Io me lo sono immaginato così. E quindi ovviamente entrambi vogliono la macchina dei desideri, Tommaso per motivi un pochettino più egoistici, quindi fondamentalmente per riavere indietro la sua vita, per avere indietro il suo aspetto e per riavere indietro quella che lui crede sia la vita migliore per lui. Mentre invece Noah la vuole principalmente per un discorso di vendetta, vuole far male all'Owen in tutti i modi possibili, vuole danneggiarli perché loro hanno distrutto la sua vita, quindi ora lui vuole distruggere la vita dell'Owen. Perfetto. Di più non posso dire. Camilla, sei soddisfatta? Sono soddisfatta. Perfetto. Terribile Torquemada, a te l'ultima domanda prima che arrivi Livio con la... con la blastata finale. Esatto, con la misericordia, no? Proprio il coltello. Quello nel... Va bene, allora, andiamo direttamente all'arrembaggio. Ma io preferivo Masalino, io. No, Masalino l'abbiamo già fatto vedere troppo, invece vorrei andare all'arrembaggio... Quindi abbiamo Jack Marrow. Esatto, andrei all'arrembaggio commerciale di questa storia. Allora, io non voglio parlare della storia, perché si è già detto più o meno tutto. Vorrei tornare su una domanda che ho fatto a un altro... Potete anche parlare dell'incipit se volete. Sì, però abbiamo già detto abbastanza, ho visto quello che dovevo vedere. In realtà quello che mi interessa sapere, vorrei ritornare su una cosa che avevo chiesto a un altro concorrente settimana scorsa e vorrei puntualizzare una cosa. Quindi, tu, poniamo che facciamo il contratto. Scriviamo il libro esce. Secondo te cosa ti senti di fare per riuscire a rendere questo libro un successo? Perché ti faccio questa domanda? Ritorno su quanto detto settimana scorsa, perché soprattutto nella nostra nicchia della speculative fiction scritta da italiani, se l'autore non si muove in primo piano, non dico che non si vende, ma è più facile che sia un successo. E questo non vuol dire che la casa editrice non fa niente, deve fare tutto. Assolutamente no, anche perché la casa editrice prende, porta il libro a tutte le fiere, alla distribuzione nazionale in libreria, lo spinge con varie sponsorizzate che magari ai più rimangono invisibili, ma assicuro che ci sono. Cioè, l'editore spinge, però quando un autore spinge, la differenza la fa. Quindi, tu come lo spingeresti questo libro? Allora, partendo dal presupposto che io
come abbiamo anche, ho sentito, insomma, è stato chiarificato anche nella scorsa puntata, io in passato avevo provato anche la strada del self-publishing, quindi avevo messo una versione completamente, che non c'entra assolutamente niente con quello che è adesso Awen. Ci hai fatto dannare! Perdonatemi, era una cosa, era figlia della pandemia, ma poi è stata ritirata indietro quando mi sono accorta che queste quarantene, quindi l'abbiamo tolta. E ti tengo a precisare che comunque c'era stato segnalata la cosa, quindi sì, no, ma io comunque l'avevo fatto presente, l'avevo tolta perché per correttezza l'avevo tolta, però era una cosa che non c'entrava niente. Comunque, essendo passata attraverso il self-publishing anche per altre cose, sono già consapevole di che cosa vuol dire mettersi in gioco sotto tantissimi aspetti, sia a livello dei social che a livello proprio fisico, di spostarsi, andare, partecipare, fare, parlare, difendere la propria causa. Awen, penso come chiunque scriva, insomma, o comunque chiunque produca qualcosa di artistico, è come se fosse un figlio, una creatura, è il mio bambino, lo difenderei a costo della vita, lo promuoverei anche se mi diceste guarda, sarebbe il caso che tu andassi in Finlandia e ti imparassi il finlandese perché spingerlo, perché c'hai una fan base in Finlandia che vabbè, va benissimo, io mi imparo il finlandese, vado in Finlandia, metto il burka, faccio tutto quello che volete. E, no, però scherzi a parte, è ovvio che io sono la prima a volerlo difendere, sono la prima a volerlo pubblicizzare, sono la prima che vuole che arrivi a più persone possibili, ma non perché io ci devo guadagnare qualcosa, perché comunque quando uno scrive un libro o una storia o racconta una storia, al di là della trama vuole dire qualcosa, vuole mandare un messaggio, e è importante che quel messaggio venga colto. E io voglio essere lì quando viene colto e quando la gente mi dice oh, lo sai, ho letto quella cosa, mi è rimasta impressa, mi è piaciuta quella frase, quel passaggio mi è rimasto particolarmente dentro, mi ha aiutato, mi ha fatto riflettere, qualsiasi cosa. Io voglio essere lì, voglio guardarli negli occhi, se li posso abbracciare senza mascherine li abbraccio, senza rischiare il Covid. Devo esserci, devo partecipare, voglio vivermi ogni momento della cosa perché è mio. È la mia anima che viaggia in più posti possibili, si spera il più lontano possibile e a più persone possibili, e voglio che venga recepita nella maniera giusta. Grazie mille. Tra l'altro un applauso a tutti quelli che hanno presentato un libro durante la pandemia. Yay! Tipo me, detto questo. Tra l'altro, a proposito di presentazioni, ma Livio, tu hai una presentazione o sbaglio più o meno? Ah. Non hai presentazioni? Quando? Non lo so, avevo visto un tuo posto, magari l'avevi già fatta. Ne ho diverse. Sì, sì. Ma no, è che ma mi ero... non distrarre Livio che stava affilando la spada. Livio. Yes. È il tuo momento. Spara pure la tua domanda, o anche se ne hai due, non ti preoccupare, sull'incipit, sulla storia, su quello che insomma che preferisci. Mm-hmm. Allora, io intanto vorrei capire se io possa condividere lo schermo. Mi sa tecnicamente di no. Sì, dovresti avere il tasto vediamo. Share, eccolo qua, però devo essere io a darti okay. Il via, non so se riusciamo, eccolo qua. Allora, io mentre gli altri colleghi della giuria ti facevano le domande, io volevo vederci chiaro, perché Jacopo ha veramente il brutto effetto di personalizzare, di dare corpo a un testo, e in particolar modo a un testo come il tuo, dandogli effettivamente una marcia in più. Quindi, forte. Come il fritto. Migliora sì, esatto. Tutto diventa più buono col fritto, o come i pirati nelle storie. Invece, appunto, io mi sono fatto mandare surrettiziamente da Camilla in diretta TV i tre incipit, e mentre ascoltavo con un orecchio le tue risposte, Arianna... Ah, che momento bellissimo! No, è esatto. Vero, è molto bello. Secondo me per la persona che vuole scrivere o comunque vuole entrare in questo settore è un momento molto formativo. Ho dato un'occhiata. Scusatemi, Livio è molto sì. Elegante, quindi non lo dice, ma se volete questo, esattamente queste analisi, come dire, Livio le fa e le fa spesso sul esatto. Suo canale YouTube dedicato esatto. All'insegnamento non si sta... narrativa. Si chiama Rotte non Narrative. Non si sta... Esatto, non si sta spammando, ma insomma, se cercate Rotte Narrative trovate un sacco di contenuti molto interessanti. Se volete, vi aspetto lì. Allora, ma
concentriamoci su Arianna, che assolutamente la situazione lo merita. Ora, io me lo sono riletto senza la voce pastosa di Jacopo nelle orecchie e devo dire che, come avevo immaginato, ci sono stati diversi punti nel testo, non li ho segnati tutti, ho segnato solo i principali, che a una lettura visiva effettivamente prestano il fianco a notevoli migliorie possibili. Ci sono, per esempio, questo sarò fatta male io, e su questo ci si potrebbe scrivere un saggio, che è un'osservazione di per sé simpatica, ma che d'altra parte toglie molto dal senso della scena. Il senso della scena è molto contraddetto da questo inciso che fa sentire la simpatia del personaggio attraverso un inciso fuori luogo. E una cosa simile la fai anche qui, mentre le note familiari delle mie canzoni preferite compiono la magia. Non sceglierebbe la voce mentale del personaggio queste parole in quel contesto, non ce le sento credibili, le sento come lievi note stonate all'interno di un ensemble d'archi, una bella musica, qui e là però appunto punteggiata da note stonate. La parte che probabilmente mi è piaciuta meno è l'ultima. Come se stessero, le mie dita si arrotolano e si srotolano intorno all'elastico, che mi è piaciuta molto, seguita dal come se stessero tessendo chissà quale trama. Quale trama devono tessere? È lei il portatore di punto di vista, sa bene cosa stanno facendo le sue dita e probabilmente non ragiona la frenesia nervosa del movimento delle proprie dita usando questa sequenza di parola. E il movimento maniacale unito alla forza della musica mi ipnotizza. Questo finale di Incipit, secondo me, ha molto deprivato l'Incipit stesso della sua forza, perché ci ha tolti dall'intimità del momento in cui tutta la parte principale era riuscita con una notevole qualità, con una notevole perizia a costruire. Con questo mi ipnotizza al punto da farmi perdere il senso del tempo. C'è una voce interiore che ci sta dicendo di non essere più in grado di pensare a se stessa, quindi mentendo esplicitamente. Questo purtroppo è una di quelle cose che io, che sono un amante della scrittura emotivamente carica, e tra i tre incipit che abbiamo letto non c'è dubbio che il tuo sia quello più emozionante, che arriva realmente più sotto pelle, letteralmente e non solo. E devo dire che nella lettura del tuo incipit ho avuto l'impressione che ci sia del potenziale che ancora in te deve essere sviluppato. Perciò in realtà la domanda che ti faccio non c'entra con questo testo, ma è distracting shot. Esatto, ma qual è la tua esperienza con la scrittura finora? Hai menzionato una pubblicazione in Self. Qual è stato il tuo percorso finora? Io non ho fatto nessun tipo di percorso tecnico per scrivere, quindi tutto quello che scrivo è semplicemente frutto di me, di quello che penso, dei libri che leggo, di quello che ho assimilato, diciamo, in maniera automatica e passiva, leggendo libri da quando ho imparato a leggere, sì. Sono cresciuta a cibo e libri, praticamente, quindi tutto quello che scrivo è semplicemente come secondo me suonerebbe musicale, come secondo me renderebbe l'immagine che io ho nella testa. Non ho mai seguito corsi di scrittura creativa, non ho mai parlato con un editore, non ho mai interagito con professionisti del campo, è solamente quello che io penso, fondamentalmente. Anche le cose che ho già pubblicato in Self non hanno mai visto un lavoro professionale. Sono semplicemente cose che io ho scritto, che al massimo, sai, tipo, oh, me lo leggi? Mi dici se secondo te ci sono strafalcioni? Basta, a parte questo, a parte quella frase non mi piace, va bene, la riscrivo, non c'è problema. A parte queste piccole cose tipiche di chi scrive in Self, che però non ha un background dietro o non ha comunque il mentore sulla spalla che gli dice quello che deve fare, è tutto frutto semplicemente di come io volevo raccontarlo.
quindi assolutamente c'è uno sbaglione di margine di miglioramento. Sono prontissima a smontarlo e rimontarlo qualora ci fossero e ci saranno tanti problemi, anche perché il libro in realtà non è scritto, cioè quello che avete letto voi è tutto ciò che esiste di Halloween, a parte pagine e pagine e pagine di world building e di preparazione. C'è tutto il manuale della macchina dei desideri. Sì, esatto, c'è tutto il manuale, sono tutte le schede dei personaggi, tutto, però a parte indicazioni per me di quello che voglio dire, di come voglio strutturare la storia, non c'è niente di pronto, quindi sono prontissima a farmi guidare dai miei senpai per andare verso lì di molto molto più professionali. Allora, bene, hai sostanzialmente confermato le impressioni che mi ero fatto, e penso che questa tua risposta mi piace molto. Penso che tu abbia l'atteggiamento giusto per migliorare, perché vedo un ottimo potenziale. Se appunto sei arrivata fino a questo livello, comunque apprezzabile, da autodidatta, affiancando alla pratica scrittoria un po' di studio, di approfondimento anche teorico circa la moderna narratologia e il lavoro spalla a spalla con un editor competente, penso che tu possa raggiungere risultati notevoli con un po' di applicazione. Grazie. Perfetto, perfetto. Che belle parole, Arianna? Che belle parole. Bene. Facevano i balletti che facevo prima mentre ero in backstage. Poteva andare molto peggio, invece Livio ha scelto la strada dell'autopsia del tuo testo, ed è stata veramente, veramente illuminante. Vedi, essere nerd torna utile. Con tutte le cose che mi sono cibata, alla fine qualcosa di utile è certo, tornato. Qualcosa resta sempre. Io ti faccio riaccomodare nel backstage per un pratico rinfresco e ci vediamo per l'arringa finale. Ciao. Ciao. Perfetto, adesso è il momento di far salire Matteo De Benedittis. Eccolo qua. Ciao Matteo, eccoti qua, ti mettiamo nella tua graticola. Bene, è il momento del fuoco di fila delle domande. Ricominciamo quindi col terribile e siderale Cristiano. Vediamo un po'. Ciao Matteo, allora tu sai che io adoro il concept della tua storia, penso che sia anche stato clippata la mia reaction, abbiamo sì. capito che fosse un Grimdark. Appena hai capito che era un Grimdark, improvvisamente l'amore è scattato e sbocciato in maniera spontanea come un fiore su una tomba, veramente. Esatto, soltanto che io questa settimana ho pensato a quello che ci siamo detti lo scorso martedì, e anche leggendo l'incipit ho captato dei problemi. Primi problemi che mi vengono in mente, che ho elaborato durante questa settimana, è che secondo me i topi che vuoi usare come protagonisti del racconto, secondo me sono un po' troppo inflazionati, perché già Masguard, altri testi, anche altri GDR, fumetti, li usano troppo questi topolini, e quindi secondo me potresti sprecare la tua opportunità editoriale alimentando questo filone dei topolini cattivi che si spadano in faccia. E quindi, secondo me, dovresti o cambiare protagonisti, quindi la domanda è, li cambieresti? Poi, seconda domanda, cambieresti anche la seconda persona? Perché nell'incipit non mi hai convinto molto. Non voglio dire che sia un cattivo incipit, però secondo me era più intavolato per presentarsi come un libro game, anche se non l'hai scritto come tale. Però, leggendolo, me ne sono accorto che c'era proprio l'input di farmi lanciare i dadi, come dicevo prima. Quindi le mie domande sono: cambieresti queste cose che ti sto sottolineando? Allora, guarda, grazie per la domanda. Intanto, appunto, il senso che ho di essere qui è proprio sentire i difetti, no, di quello che scrivo. E infatti vi ringrazio anche per le cose che avete detto prima sull'incipit. Allora, dunque, partiamo dalla seconda cosa che mi chiedi: cambierei il punto di vista in seconda persona. Allora, ero conscio di fare una proposta rischiosa, che richiedeva molta fiducia, che probabilmente da parte di un primo acchito è difficile dare. La seconda persona, che tra l'altro notavo il romanzo che ha vinto il premio Andersen ieri, ha senza una buona ragione di Benedetto Bonfiglioli,
ha delle parti in seconda persona. Quindi la seconda persona è possibile usarla, come diceva Livio, va usata bene, è difficile, forse nell'incipit non è stata usata al massimo. Al contrario di come diceva Torquemada, io non so, forse perché sono io, la trovo immersiva, no? Anche questo, se vogliamo, è interattivo. Cosa pensavi di fare tutto in seconda persona? Io mi sono immerso, no, nelle vicende raccontate da questo. Sì, sì, ma ti dico, io l'ho trovato comunque immersivo, perché a me la seconda persona piace molto, però secondo me nell'incipit non hai dato il massimo, okay. Non hai trasmesso quella potenza emotiva e di immersione, ecco perché ti faccio questa altra domanda, certo. Magari tu la senti tua, ma non è così tua da farla trasparire ad altri. Certo, certo. Infatti, per rispondere alla tua domanda, sì, sono disposto a cambiarla, nel senso che la proposta che vi ho fatto è una proposta da valutare, da correggere, da commentare e volendo anche cambiare. Nel senso che la seconda persona può essere tenuta per alcuni momenti della trama, della storia, dello sviluppo, della crescita del personaggio. Effettivamente una cosa sulla quale non ho pensato, cioè da pensare, se si usa la seconda persona, è chi sta parlando. Che se in un libro game è ovvio, in un romanzo ci vuole un motivo. E quindi effettivamente su questa cosa devo lavorare, devo pensarci meglio e dobbiamo eventualmente pensarci meglio. Quindi la risposta è comunque sì. Perché? Perché secondo me la storia è una storia, e mi collego anche alla prima domanda che mi hai fatto, cambiare i personaggi. Questa è una storia che secondo me funziona anche con dei personaggi umani. Cioè, la maschera, come dicevo prima, antropomorfa, secondo me può servire per raccontare meglio la natura umana, ma è una storia che di per sé funziona anche senza gli animaletti. Quindi, e perché ho scelto il topo? Un po' perché hai ragione, l'immaginario ce ne offre tanti esempi, da giochi da tavolo a fumetti a libri. E, dall'altro, il topo è una storia di formazione, no? Dove il protagonista parte debole, vittima degli eventi, e pian pianino cresce. Per cui l'animale in questo mondo di guerra, il topo è l'animale indifeso, e quindi metterci già un gatto, un predatore, ad esempio il primo che mi viene in mente, secondo me non sarebbe più sinergica al racconto di formazione. Detto questo, però, ripeto, siamo qua per discuterne e per cercare insieme anche altre soluzioni. Secondo me tu dovresti scrivere un racconto di deformazione, le storie che si sfaldano, devi raggiungere l'annichilimento. Sì, vabbè. Sì, anche questo aspetto. No, comunque mi hai soddisfatto, comunque volevo soltanto dire che a me piace tutto il concept, però secondo me dovresti proprio lavorare tanto a tutti questi perché anche il fatto chi è questa seconda persona, cioè chi è il narratore che si rivolge all'altro, quello è importante, perché durante questi romanzi, prima o poi questa cosa si svela, e lì c'è, oh cacchio, era proprio lui che parlava, e quindi è importantissimo. Comunque grazie, ho apprezzato molto le tue risposte. Bene. Camilla, a te la parola. Allora, una piccola cosa che volevo dire, secondo me Cristiano non intendeva per forza abbandonare l'idea di avere i protagonisti animali antropomorfi, intendeva semplicemente di usare... Esatto, animali diversi rispetto al topo, perché secondo me nel momento in cui passi a un protagonista umano, la storia... rischia solo di perderne di mordente, perché comunque è un po' la sua peculiarità, no? Anche il fatto effettivamente di avere come protagonisti degli animali antropomorfi, però d'altronde la fauna è bella e variegata, quindi sono certa che si può trovare si possono eventualmente trovare anche un riccio assolutamente, anche delle rane, può diventare scoiattolo, ragazzi, uno scoiattolo, certo. Tiriamo fuori l'enciclopedia del bosco. Però allora io avevo in mente una domanda, però poi tu hai fatto una considerazione che mi ha fatto propendere per un'altra questione, ovvero tu hai parlato del premio Andersen, che per chi non lo conoscesse è un premio molto importante, il principale in Italia oserei dire, per la letteratura per ragazzi, anzi per bambini e ragazzi, quindi un premio per l'infanzia. Però se tu fai riferimento a questo tipo di narrativa,
che ha dei canoni, degli stilemi, dei concetti totalmente diversi da qualunque altro tipo di narrativa che c'è sul mercato, perché i libri per bambini e ragazzi sono diversi dalla narrativa per il resto del pubblico. Tu questo libro, per chi lo intendi? Sì, allora no, io lo intendo, è una storia che intendo per gli adulti. Io vengo dalla narrativa per bambini, ho scritto sia opere prescolari che scolari, quindi conosco quali sono gli stilemi a cui fai riferimento, e infatti il motivo per cui sono a conoscenza e ho letto e apprezzato anche il vincitore di quest'anno. Ma la storia che vi propongo è una storia per adulti, non vorrebbe essere nemmeno uno young adult, ma vorrebbe essere proprio un adult, cioè un target alto, proprio per quei contenuti sia a livello, diciamo così, di difficoltà di lettura, come giustamente è stato rilevato anche dopo la lettura dell'Incipit, ma anche per le tematiche che affronta. La guerra, sostanzialmente, conflitti a livello familiare, quindi sostanzialmente il protagonista si troverà a dover scegliere fra due padri, no? Se il padre è il negromante, la vipera che gli dà il compito, svolge una figura paterna corrotta, e l'altro è l'eroe, no? Che viene citato appunto nell'Incipit, che è il padre biologico, ma come dicevamo la volta scorsa lo rifiuta. Quindi sono tematiche queste che sembrerebbero per ragazzi, ma in realtà secondo me non lo sono, sono adatte anche ad un pubblico adulto, perché come si diceva anche la volta scorsa, le dinamiche familiari valgono per tutti, no? Rowling ci ha costruito la sua saga su queste, o Martin, no? Quindi sono tematiche che valgono per tutti, quindi per rispondere alla tua domanda è, lo penso per adulti. Ok, questa era la cosa che volevo chiarire, ecco, perché è chiaro, in realtà tutti gli argomenti sono per tutti, ma è molto diverso il modo in cui lo vai a toccare, quindi nel momento in cui tu lo immagini per un lettore più giovane o invece più maturo, cambia molto quello che è il ragionamento da farci attorno. Grazie mille. Perfetto. Masa, cosa stai facendo? Perché? Masa, why? Perché sono diventato Masan Kadmon adesso. Io chiedo scusa al pubblico presente. Con cui tra l'altro si è aperta anche un'interessante discussione sulla scrittura, i corsi di scrittura, è una persona che magari è autodidatta, non, insomma, se leggete nei commenti è una discussione molto interessante. Ma Masa, prego, te la domanda. Allora, vedo uno schermo di Brancalonia sulla tua scrivania, coincidenze io non credo. Coincidenze io non credo, e questo ti espone il fianco alla mia domanda, che mi devi rispondere con sincerità, però, ok? Io ti dico, ascolta, mi interessa la tua storia, ma mi interessa come libro game, e mi interessa prendere la vicenda e schiaffarla dentro l'ambientazione di Brancalonia e fare un libro game ambientato in Brancalonia. Coi pantegani. No, i pantegani no, che sennò il vate lo cassa subito. Ma detto questo, quanto ti roderebbe l'idea di vedere smontato praticamente tutto il world building che ti sei fatto? Perché comunque lì la tipologia di lavoro cambia totalmente, cioè nel senso che la trama rimane assolutamente la stessa, ma cambia tutto il contorno ed è una cosa non tua. Come reagiresti? Come dicevo anche la volta scorsa, reagirei bene, perché è vero che io propongo questa storia come un romanzo e io credo che possa funzionare come romanzo, ma dopo la discussione della volta scorsa ho provato a pensarlo anche come una storia interattiva e mi venivano in mente già vari sviluppi. È chiaro che un libro gioco, ad esempio, come lo stai pensando, si presta più a un approfondimento delle peripezie, dei personaggi, combattimenti, l'aspetto più avventuroso, le varie strade che può prendere la trama. Il romanzo invece approfondirebbe di più, almeno per come direi, come mi viene spontaneo pensare,
i sentimenti, il senso, la crescita dei personaggi. Non che nel libro game non ci sia questo aspetto, però è forse più difficile, o semplicemente non è quello che si aspetta il lettore di un libro game, dove appunto c'è l'aspetto ludico, la parte ludica che deve fare la sua parte, giustamente. Pensandolo come un libro game, non escluderei elementi da tower defense, essendo appunto che c'è una sorta di combattimento per la conquista di un torrente, del torrente Crostolo, appunto, che è della mia città, e altri elementi presi dall'avventura grafica, era quello che pensavo, la scimmia a tre teste o il pollo di gomma con la carrucola in mezzo potrebbero essere, diciamo così, numi ispiratori per questa storia. Mi roderebbe? No, non mi roderebbe, perché la qualità delle pubblicazioni Acheron, sia nell'ambito dei libro game che nell'ambito dei romanzi, che nell'ambito dei giochi di ruolo, è talmente alta che sono sicuro che verrebbe fuori un'opera, secondo me, venuta bene, insomma. Ne sei uscito con classe, oserei dire. Ma non è piaggeria, mi sembra che i numeri anche di Kickstarter lo dimostrino, che sono gli non è piaggeria, non sarei qua se non stimassi Hacker. Certo. Livio, è arrivato il tuo momento. Prego. È arrivato il momento di fare share screen di nuovo. Esatto, il momento dell'autopsia. Preparati un'altra domanda. Preparati una domanda che sarà totalmente dall'altra parte rispetto a... E magari invece ora, per sorprendervi, Livio fa la domanda proprio direttamente sulla scrittura. Non potete sulla capire. Scrittura. No, allora, io in realtà mi trovo in una condizione spiacevole rispetto agli altri giudici, perché non ho assistito alle precedenti puntate di Pitchnado, e quindi mi manca un po' di profondità prospettica sulle storie che stiamo valutando, perciò mi devo concentrare su quello che sto effettivamente vedendo, e a livello testuale volevo fare anche per Matteo una piccola analisi circa il perché prima io abbia fatto certe osservazioni a proposito del suo incipit. Quando prima dicevo che non è presentato, non è introdotto il personaggio con la seconda persona in modo armonioso, intendevo questo, che tutti i lettori, quando iniziano a leggere, si fanno mentalmente una sorta di film mentale. Un film mentale che non è solo audiovisivo, ma è arricchito con la sensorialità a 360 gradi, con tutti e cinque i sensi, che va a comporre, che lo vogliano oppure no, una sorta di film in movimento all'interno delle loro teste. Questo film è priorità dello scrittore governarlo come il regista di quella di una produzione cinematografica, in modo che si soffermi sui singoli elementi che sono funzionali alla figurazione mentale che vuole che il lettore si faccia, e devono essere coerenti e unidirezionali. Cosa vuol dire unidirezionali? Che l'ideale per la scorrevolezza del testo è che non costringano mai il lettore né a interrompere il flusso della lettura, né a tornare indietro per rileggere, per verificare eventualmente di non aver capito male un pezzo del testo, e possibilmente nemmeno a rallentare perché il testo è troppo difficile da decifrare o un qualche elemento del testo sta sovraccaricando il flusso informativo e la curva di apprendimento di quella zona del testo è un po' troppo ripida per permettere al lettore di assorbire informazioni fluidamente e armoniosamente, divertendosi. Perciò io qua ti ho segnalato in giallo le parti in cui la lettura del tuo incipit ha creato nella mia mente di lettore, nel caso di prima ero l'ascoltatore della lettura di Jacopo, un film mentale che è stato a un certo punto contraddetto da quello che stava succedendo. Domani all'alba, anche se piove, il teschio va avanti e indietro nell'oscurità e tu tremi. Mancando io di un contesto di dimensioni di riferimento, cioè non avendo ancora capito che siamo su una scala molto piccola, io mi sono figurato le dimensioni di questo oggetto teschio che è stato introdotto nella prosa come un oggetto di queste dimensioni umano in relazione a un essere di l'io percipiente, di dimensioni umane. Cosa che invece in seguito ho dovuto riscrivere nella mia mente quando ho capito che i protagonisti erano dei topolini, quindi erano molto piccoli. E tu tremi. Anche qui, il dire che io sto tremando, prima di sapere che io sono un topo,
è stato un qualcosa che in seguito mi ha fatto, hai dato un argomento, è come se avessi dato un elemento subordinato prima di un elemento sovraordinato che ho sentito mancante. È una settimana che tremi, eccetera, eccetera. Una pelle ripiegata, il tavolo, stesso discorso. Non avevo ancora focalizzato le dimensioni dell'ambiente che mi dovevo immaginare e questo a un certo punto mi ha sgretolato tutto quello che avevo ascoltato, barra, letto fino a quel momento. Ho segnalato anche un altro problemuccio di questo incipit, cioè l'eccesso di nomi. Ci sono, vengono menzionati 1, 2, 3, 4, 5, 6 diversi nomi propri, due dei quali sono probabilmente riferiti allo stesso personaggio, che immagino il Cavaliere dei Ratti e Erasmo coincidano. Certo. Non di meno, questo è uno di quei casi, come dicevo poco fa, in cui la lettura si deve rallentare, perché ricordi tuo padre Cavaliere dei Ratti, ma lui si ricorderà di te? Luni non smette di sibilare che se il grande Erasmo si fosse ricordato di voi. Quando arriva Erasmo, la lettura rallenta e il lettore si domanda, aspetta, Luni intanto chi è? È quello che prima gli ha detto Ratto? Sì, credo di sì, perché non l'ha ancora imparato. È l'incipit, è la prima lettura, è il primo incontro che ha col testo, e dice, aspetta, quindi questo Erasmo deve essere questo Cavaliere dei Ratti che è appena sta... eccetera, eccetera. Quindi ci sono stati alcuni problemi, a mio avviso, nel tuo incipit che... No, stop screen, eccolo qua. Che hanno impedito di, ti hanno forse impedito di fare quello che mi sarebbe piaciuto tantissimo all'interno del tuo testo di veder succedere, cioè a un certo punto di sentirmi io un topolino. Questo è proprio mancato. Hai descritto tutto l'ambiente circostante e non sei riuscito a fare questo. Non mi hai fatto sentire gli artiglietti piccini, le vibrisse, i baffi, non mi hai fatto sentire il movimento nervoso del naso, non mi sono sentito un topo. E secondo me questo, avendo tu scelto la seconda persona, è un qualcosa che ti avrebbe permesso di ottenere un risultato molto migliore con questo incipit. Ora, la domanda che ti voglio fare io è come mai hai deciso di scriverlo in seconda persona? Probabilmente, ti domando scusa se te lo hanno già chiesto, immagino te lo abbiano già chiesto, però io sono curioso. Sì. Allora, intanto ti ringrazio per il lavoro puntuale sul testo, che è veramente un dono davvero avere qualcuno che te lo fa e in questo modo così preciso. È esattamente come lavora un editor, quello che avete appena visto è ciò, certo, che succede quando venite messi sotto il torchio di un editor capace come può essere Livio o anche il terribile Torquemasa, che in più ci mette gli spill normalmente. Ma intanto ti rispondo brevemente alle cose che hai detto. Guarda, tutte le cose che hai detto si riferiscono al mio terrore per gli spiegoni, cioè e quindi accado nell'eccesso opposto. Tra l'altro, in cose che ho scritto durante la mia formazione ero prolisso e barocco, e quindi procedendo sempre diciamo così al contrario, forse qua ho tolto troppo di quello che invece ci sarebbe voluto, e presumendo forse troppa fiducia da parte del lettore. Ecco, quindi un po' tutte le cose che hai detto sono d'accordo e credo che si riferiscano un po' tutte a questo mio punto, appunto, che è la paura di spiegare. E perché spiego per mestiere ai miei studenti tutte le mattine, e quindi quando scrivo voglio fare qualcos'altro. Ecco, come mai ho scelto la seconda persona? Ecco, un aspetto è che io la trovo immersiva, anche se ho visto che non è per tutti così. E a me la lettura piace quando è interattiva, quindi è per questo che mi sento intelligente, cioè mi sento figo quando leggo un libro che mi coinvolge, che anche mi fa fare fatica, no? E quindi volendo scrivere ciò che vorrei leggere, ecco, proiettato. E l'altro motivo che accennavo la volta scorsa è che appunto davvero l'idea è nata appunto nell'ambito, era una prima idea per un libro game che appunto non avevo poi sviluppato, ma non la tenevo per pigrizia, mi è venuta l'idea la seconda persona, la tengo. Appunto, intanto visto che non sono poi così pochi gli elementi, i libri
pubblicati in seconda persona. Volevo cimentarmi in questo, darmi una sfida da solo e creare, o almeno provarci, quel senso di straniamento, perché già appunto vorrebbe essere una storia straniante da tanti punti di vista, compreso questo. Non solo ti dico io cosa devi provare, perché sono io che ti do del tu e ti dico cosa ti succede, e già questo sarebbe straniante di suo fuori da un libro game, ma addirittura non sei neanche un uomo. E quindi, ma sei appunto un riccio, uno scoiattolo, e quindi ecco, questi sono un po' i motivi che mi avevano spinto a fare questa proposta, che vedo cattura molta attenzione. Giustamente, il libro è anche tanto altro, ecco, non solo la seconda persona, che volendo appunto possiamo anche rivalutare. Bene. Faccio, se posso mi prendo, prego, prego, due minuti per risponderti. Allora, tu sei quello che nella semplificata polarizzazione a tre si riassumerebbe come uno scrittore head, uno scrittore di testa. Cioè ti diverti nell'aspetto, trai piacere nell'aspetto enigmistico della scrittura, nel collocare i pezzi e ricostruirli quando li trovi. È un punto di partenza del tutto giusto, cioè non c'è nessun giudizio di valore da una parte o dall'altra. Ti sottolineo il fatto che la maggior parte dei tuoi lettori, dei lettori in generale, non sono head. Quindi io ti consiglio di considerare di cercare di abbracciare maggiormente col tuo modo di scrivere un tipo di fruizione di lettura da parte del tuo pubblico, che un domani avrai quando pubblicherai, diversa da quella che probabilmente tu hai quando scrivi i libri e che probabilmente dai un po' per scontata senza accorgertene. Ovvero, cerca, se puoi, poi è un consiglio assolutamente che sei libero anche di gettare nel cestino, il consiglio che ti do è cerca di abbracciare con la tua consapevolezza di scrittore sensibilità di lettori radicalmente diversi dalla tua. Io, per esempio, ti suggerirei di stabilire un sodalizio con lettori o magari altri scrittori che abbiano invece una dominanza hard, come ad esempio mi verrebbe da ipotizzare la scrittrice del brano che abbiamo letto prima. Arianna, esatto. Quindi il confronto fra scrittori di personalità stilistiche molto diverse, ma tutti quanti aperti al miglioramento e all'apprendimento, all'espansione del proprio arsenale stilistico ed espressivo, è un qualcosa che può fare veramente molta differenza quanto al gradimento che il pubblico poi dimostra dei libri che vengono scritti. Si può scegliere di scrivere solo per lettori head, ma in realtà non ci sono controindicazioni a imparare a rendere anche quel tipo di storie palatabili anche per gli altri. Certo. Grazie. Comunque mi sembra un bellissimo consiglio anche quello di fare rete con altri scrittori invece che guardarsi sempre le spalle pronti alla coltellata. Ma infatti, Livio, dobbiamo creare il sindacato degli autori di fantasy italiano. Assolutamente. L'associazione di categoria potrebbe essere interessante. No, dobbiamo fare il sindacato, dobbiamo rompere le palle chi di dovere, altro che. Esatto. Perfetto, Matteo, ti faccio riaccomodare nel dietro le quinte. Adesso è arrivato il momento dell'ultimo round di domande con il nostro Enzo De Simone, prontissimo, come vedete, alla pugna anche lui. Ricominciamo sempre con il terribile Cristiano, prontissimi per le domande. Cristiano, a te la parola, spara. Allora, ciao Enzo, contento di vederti, ciao. Il tuo incipit mi è piaciuto molto. Allora, io ti ripeterò la stessa cosa che ho detto la prima volta, che tu non mi puoi scrivere un romanzo comico, perché già da questo incipit, che non traspare questa ironia, questa comicità, ci sono ottime premesse per scrivere un fantasy partenopeo classico, standard. Poi Massa, secondo me, è d'accordo che il fantasy comico vende poco, quindi secondo me Acheron è più contenta se correggi questo tiro. La mia domanda è: saresti disposto a cambiare questa venatura della tua scrittura? E poi all'atere, quanto è davvero comico il tuo scritto? O me lo sono immaginato io che era veramente preponderante questo lato? Perché secondo me ci sono veramente tanti lati positivi nella tua storia e non vorrei che dei comportamenti macchiettistici o troppo parodistici
andassero a sporcarla, perché io non vorrei che sia una parodia di Napoli in versione epic fantasy, io vorrei che sia proprio un epic fantasy napoletano che a volte fa ridere, quindi vorrei che mi argomenti questi pensieri. Allora, no, c'è stato un fraintendimento anche grosso, probabilmente. Io non ho mai detto che fosse un'opera comica, assolutamente. No, certo. Ho sempre detto che c'è una ironia di fondo, perché quei personaggi hanno un'ironia in sé, sono archetipi ironici, ma è una storia seria, non è seriosa, ma è seria, a pretese di heroic fantasy. Devo fare un... L'unico modo per spiegare bene questa cosa è prendere un megatesto di riferimento e fare una specie di similitudine con una cosa che non c'entra con questo tipo di storia. Se me lo, certo, lo permettete, lo esplicito in 30 secondi. Allora, si prenda come riferimento... Comincio a contare. Ma davvero, ok, ma il tempo è relativo. Dunque, prendiamo le pellicole cinematografiche che si sono succedute sulla... i vari titoli che sono stati come dire, girati sul tema supereroi americani, ok? Allora, prendiamone tre tipi. Kick-Ass, quello è un comico, non ha pretese di serietà, nessuno immaginerebbe che quella storia può essere seria. È un canavaccio che serve per presentare appunto ironia, sarcasmo e cose del genere. Certo. Poi c'è Zack Snyder. Le sue pellicole sono seriose, cupe, ti danno un grimdark, voglio dire loro. Quelle mi piacciono tantissimo. Non è questo il tipo di romanzo. Prendiamo invece il Marvel Cinematic Universe. Quello è un tema serio, ci sono temi che riguardano neanche la salvezza del mondo, ma dell'universo, quindi molto ampi, e sono vergati da spot ironici che in alcuni momenti stemperano il tono pesante. Attenzione, non sto parlando di Thor Ragnarok, che è una roba schifosa, insomma, si è denaturato il personaggio. No. Vabbè, è un mio c'è pensiero. C'è Hulk che fa un suplex a un lupo. Dissento, vostro onore, il migliore dei tre è il migliore dei tre Thor, dissento. Allora, se è il migliore dei tre, perché gli altri due probabilmente non riescono a dare quello che devono, ma Thor non può far parte di una pellicola comica, non è possibile. Per cui invece alcune altre pellicole di quel genere sono riuscite nell'intento della Disney di far abbassare il target per i lettori più giovani, nell'intento di stemperare con dell'ironia spot dei momenti particolarmente cupi. Allora, questa storia, se vogliamo prendere questo megatesto di riferimento, che ripeto è solo una similitudine, è la storia degli Avenger di Napoli del 1600, punto. Oh, visto, cioè, così si fanno i pitch, devi dire Avengers, okay, a Napoli. Perfetto, okay. Spero di essere stato chiaro, insomma, è un heroic fantasy, insomma, l'incipit è abbastanza... Non credo che sia comico, ecco, non traspare. No, io ho pensato molto, perché non so se tu hai letto Loc Lamora. Non l'ho letto io, però me lo ripetono in continuazione, devi leggere. Ecco, è una delle letture fantasy più belle dell'ultimo anno, quindi allora me l'hai ricordato, quindi sono contentissimo. Quello è un mezzo grimdark, non tanto grimdark, però è un po' oscuro, un po' più pesante del solito. E niente, io ti faccio i complimenti perché mi hai risposto bene, mi è piaciuto l'incipit, il concept è forte, e niente, quindi sono curioso di come risponderei agli altri. Grazie. Saccoccia, non devi votare anche le risposte. Grazie a te, grazie a te. Recensione, Saccoccia recensisce tutto, recensisce anche le risposte. Perfetto. Vai. Camilla, a te la parola. Beh, innanzitutto vorrei dire che secondo me Cristiano è rimasto un attimo sconvolto dall'ultima puntata in cui c'era l'incipit su Caligola e il cavallo, ha deciso che sono tutti romanzi comici, perché... Sì. Roberto che ci segue, tra l'altro, vedo che dice make fantasy comico great again. Sì, ce la faremo, Roberto, ce la faremo. No, poi, no, vabbè, battute a parte, nel senso che... per me è stato chiaro fin dalla prima puntata che quello di Enzo non fosse assolutamente un fantasy comico, quindi in questo senso ero abbastanza... Poi che noi l'abbiamo buttata in caciara dicendo che ci sono i kaiju giganti a Napoli è un'altra questione, però che il succo del suo fantasy fosse epico non avevo dubbi. Senti, io invece per te, perché le domande che ti volevo fare essenzialmente te le ho fatte durante la tua puntata, ho un'idea molto chiara di quello che penso che vorrei dal tuo libro,
e penso di aver detto quello che pensavo dell'incipit dopo la lettura di Jacopo. Quindi io ti faccio una domanda un po' estemporanea, perché tu alla fine della tua puntata hai accennato al fatto che il titolo di lavorazione di questo libro è La compagnia del Prometeo. Ah sì, questo era importantissimo, brava Camilla. Perfetto. Ora, perfetto. Dammi da 1 a 3 titoli alternativi. Allora, wow. Posto che la... Ah, subito, così secco, o volevi argomentarsi la... Puoi, come vuoi, argomenta oppure... Puoi argomentare ma non puoi scappare. Allora, per quanto riguarda l'argomentazione, sì. Io ho sempre pensato, e me ne sono accorto poi cominciando a scrivere, che il titolo puoi immaginarlo, ma non sarà mai probabilmente quello definitivo. Assolutamente no. Perché, appunto, quindi dovevo... non è stato difficile l'high concept, non è stato difficile la sinossi, non è stata difficile nemmeno l'incipit, è stato uno sperpetuo cercare di trovare un titolo che potesse rendere l'idea. Quindi è la prima cosa che mi è venuta in mente, stupida ovviamente, ma in qualche modo ha colpito perché stiamo parlando per la seconda volta. Detto questo, possiamo andare da 1631 due punti Apocalisse Partenopea, ma è stupido anche questo, insomma credo che bisogna mettersi sul serio seduti a ragionare su un titolo, non puoi darlo così. Io non davvero riesco a fare altre cose 30 secondi, ma non hai indovinato. No, va bene, allora facciamo così, riformuliamo un attimo. Perdonatemi, in chat tra l'altro suggerivano, considerando che era il discorso Marvel, Totor. Andremo comunque sul comico, non va bene. Esatto. Vabbè, scusatemi. Comunque, vedi, già questa seconda proposta che mi hai fatto però non può essere un titolo definitivo, però chiaro, mi dà già un'altra idea, perché abbiamo una collocazione temporale e un'idea di quello che effettivamente accadrà Apocalisse a Napoli. Quindi già questo comunque mi piace, cioè ovviamente la richiesta era provocatoria, ma perché l'intento era di parlare insieme di quello che secondo te poi alla fin fine è il fuoco vero che bisogna tirar fuori nel titolo, che poi lo sappiamo benissimo che appunto a volte vengono anche fuori un po' totalmente a caso. Uno dei titoli di romanzi italiani più venduti degli ultimi 10 anni, La solitudine dei numeri primi, è venuto fuori totalmente a caso in un dialogo tra editore e autore, quindi non, cioè, è chiaro che si parla d'altro. E anche in casa Acheron molti titoli sono nati, come dire, dopo lunghi ragionamenti, no Livio? Mi sembra di ricordare giusto qualche ragionamentino sul titolo della tua serie, quindi... entro anch'io nel merito. Se non ci fossi stato io a rompergli le scatole, probabilmente sia il titolo del secondo che del terzo che del quarto saremmo ancora qua a sceglierlo, quindi cioè... Esatto, mentre altri invece escono dal mare come Venere già pronti, perché a colpi di canno now, spoiler, ci è stato presentato così e così doveva chiamarsi, non c'era altro modo. Era stato detto colpi di canno now, quella cambia tutto, l'editor serve sempre. Colpi di canno now. Certo, l'editor serve sempre. Comunque, cioè, il mio intento era ragionare con te appunto su quello che secondo te poteva essere il punto poi focale da evidenziare in un eventuale titolo, che poi sia di lavorazione o meno, ma che allontani appunto dall'idea forse errata che da qui nasceva anche il qui pro quo di Cristiano della compagnia del Corniciello, che sembra certo, poi effettivamente... Certo. Quindi, per dire, già 1531, Apocalisse a Napoli... 1631, perdon. momento di defiance. Mi dà già un'idea diversa, quindi comunque mi è piaciuto. Anche questo è assolutamente subottimale, era per scrivere il concetto. Però intanto cominciamo a avvicinarci. Perfetto. Masa, a te. Allora... Ma perché? Perché sarò cattivissimo. Sono diventato un minion di Tulsa Doom, preso da Conan di John Milius. Quindi in teoria ti butti di sotto da sono dall'alto per dimostrare. Esatto. Sono veramente cattivissimo. La carne è più forte. Allora, esatto. Adesso faccio una cosa orribile per te, Enzo, veramente orribile. Posso giocare allora, Jolly? No. Allora, tu hai pubblicato il libro con noi, siamo a fare la fiera di Napoli, ok, siamo insieme allo stand, io adesso impersono un tizio che passa davanti alla bancarella e tu adesso mi devi convincere a comprare il tuo libro. Il gancio lo fai già così, cioè mi dai un segnalibro e mi dici ti piace leggere, io ti rispondo sì,
Vai. Allora, il gancio non lo avrei fatto così. Io avrei fatto, ti piace il fantasy? No, fidati. Partiamo fidati, già. Fidati, inizia a chiedere se leggono, perché se ti dice ti piace il fantasy, sì. Ti dice, sì, sì, leggo il fantasy. Cioè, mi piace il fantasy, sì. E cosa hai letto? Ah, no, 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 io non leggo, guardo Signore degli Anelli. Chiedi sempre allora, se gli piace leggere. Beh, alla fiera del libro immagino che ancora, esatto. Ancora forse... Era una domanda trabocchetto quella di Masa, perché la tua era una domanda, buona... Penso la domanda più cattiva di tutte le no, ma non, era, non è solo difficile da rispondere, ma è proprio a trabocchetto, perché... Sì, sì. La cosa che ha detto libro. Enzo sarebbe stata molto adatta in un firmacopie in una libreria, certo. In cui... I passanti sarebbero già stati scremati dal loro essere entrati in una libreria o alla Fiera del Libro di Torino. Invece a Lucca Comics no, ha ragione Masa. Comunque da giovedì a domenica c'è la Fiera del Libro a Napoli, la prima dal vivo. Bello. È ricominciato finalmente. Stai scappando alla risposta. Questa... No, devo cominciare. Ti piace leggere? Lui mi risponde sì, e quindi io gli dico perfetto, ti piace leggere della... Siamo a Napoli, ha detto? Sì. Ok, ti piace leggere della tua città? Ti piacciono i miti folclorici della tua città? E soprattutto ti piacciono spade, magie e gente che se le dà senza che non si veda un domani? Questo potrebbe essere il libro che fa per te. Anzi, questo... E il problema è che c'è quel... È quello che mi crea disagio. Lo so. Però immagina che ci sia un cosplayer. Esatto. Ah, però comunque dai, diciamo che credo tu abbia in qualche maniera risposto alla domanda. Allora, nel caso gli posso dire, guarda, magari gli indico anche alla fine della fiera dove poter andare a mangiare, lì vicino c'è la locanda del Cerriglio, che è nella seconda parte, gli spiego, del primo capitolo, e dove probabilmente farò anche un piccolo... eventino per promuovere il libro. È una locanda che stava lì nel 1600, quindi è un libro, ed è ancora oggi lì, e quindi probabilmente sarà uno dei luoghi in cui andremo a fare qualcosa. Infatti un bel tour dei luoghi di Napoli attraverso il libro. Ti do solo un consiglio, ricordati che il fruitore medio in fiera ha la memoria del pesce rosso, perché è bombardato di stimoli, tu devi venderglielo lì e ora. No, detto questo, era una domanda bastardissima, più bastarda che si potesse fare. Ma d'altra parte sono tenibile mica a caso. Esatto. Tanto giustamente dicono in chat, veramente l'unica domanda che devi fare a Lucca Comics è: scusa, sai dove è il bagno più vicino? Esatto. No, veramente la domanda che viene più posta allo stand Acheron a Lucca Comics è: scusa, un appuntamento con Mauro, dov'è? Esatto, sì. Assolutamente sì, confermo. Bene, adesso Livio, è arrivato il momento della tua terza autopsia, quindi quando vuoi esumare il testo siamo qua. Ecco fatto. Allora, il testo di Enzo è, a mio avviso, a un livello di rifinitura maggiore rispetto ai precedenti due, nel senso che, pur essendo lontano dalla perfezione, ci sono diverse cose su cui si può lavorare, ne ho segnate alcune, mediamente ci sono anche molte cose apprezzabili. Ho evidenziato in verde le parti che scelgono di focalizzare l'attenzione. Prima abbiamo usato la metafora del film mentale che il narratore sapientemente è in grado di evocare nella mente dei lettori, posizionando la loro attenzione di momento in momento su specifici dettagli che sono selezionati e orchestrati in modo da evocarne una pluralità di ulteriori, semplicemente dalla loro giusta posizione, dalla loro messa in sequenza. E questo può essere raggiunto in modo ottimale ricorrendo a una varietà di stimoli sensoriali diversi. E ad esempio, nella sequenza della fuga di Nellino Esposito, abbiamo un'alternanza di varie parole concrete che evocano o immagini composite oppure singoli dettagli specifici che aiutano la figurazione mentale di una scena tridimensionale, non vaga, ma specifica, all'interno di questo film mentale. Quindi la signora, sempre dietro di lui, che sembrava passeggiare, sopravveste gialla appoggiata sulle spalle, quindi gestualità e dettaglio visivo, micio nero accucciato in braccio,
altro dettaglio visivo che peraltro comunica molto la postura di questa donna. Uno stretto vicolo che divideva due edifici dalle pareti in tufo, bene, mi è piaciuto la descrizione del tufo nelle pareti. Dopo una decina di pertiche, che vabbè invece questo è un po'... fa niente, scansò il carretto di un bananaro, bene. A me ha fatto morire il bananaro perché mi ha subito concentrato su una cosa strana. Esatto, dà la sensazione di un qualcosa che non è la prima cosa che verrebbe in mente di collocare all'interno di un vicolo che viene sorpassato da un mariuolo in fuga. Quindi funziona, quindi va bene. Finora però sono tutti quanti visivi. Fino a quando il contenuto non tintinna a ogni falcata, abbiamo introdotto un elemento sensoriale di tipo diverso, uditivo. Abbiamo poi narici dilatate dallo sforzo, che ci comunica anche un minimo, in realtà è molto al ribasso, il coinvolgimento, diciamo, della fatica, la propriocezione, la cinestesia, la parte di percezione interna del corpo, del protagonista, comunque qualcosina c'è. Ecco che abbiamo una bella coppia di dettagli olfattivi, odore di frittura e di sterco di cavallo. I dettagli olfattivi, come quelli gustativi, sono il grande vantaggio che la prosa scritta ancora conserva sull'audiovisivo, ed è un vantaggio che conserverà sempre, quindi è una mossa molto intelligente per gli autori ricorrere anche a questi tipi, a questo tipo di dettagli all'interno della loro prosa. Cesta di panni, bene. Ci sono però anche, come dicevo, parti migliorabili, non voglio dire che ci siano solo cose buone. Ad esempio, due tizi rispettabili e ben vestiti non mi evoca più di tanto la loro cos'è che renda agli occhi del mariuolo questi due tizi rispettabili e come siano vestiti, cosa che mi avrebbe aiutato a focalizzare l'epoca in cui di cui stiamo parlando, cosa che invece viene fatta poi viene incentivata dal dettaglio del proprio bastone da passeggio. Una cosa simile anche prima che divideva due edifici dalle pareti in tufo, la menzione di due edifici che non sono specificati di che tipologia siano, si riduce la loro funzione alla semplice materialità delle pareti, che invece è un dettaglio interessante. Quindi in uno stretto vicolo che divideva due edifici dalle pareti di tufo potrebbe tranquillamente ridursi a uno stretto vicolo dalle pareti di tufo, perché è il singolo elemento caratterizzante a livello visivo che ci interessa. Tra l'altro l'incipit è nettamente di livello inferiore rispetto al resto della parte, ve lo sono riletto velocemente, è completamente privo di dettagli così specifici come invece la prosa successiva dissemina. In generale però, ecco, è sicuramente un incipit, come dicevo, apprezzabile sotto il profilo della cura tecnica, per quanto non sia sicuramente l'incipit più efficace per tutti i lettori. Infatti, come dicevamo prima, parlando dell'incipit di Arianna, effettivamente i vostri due incipit se la giocano abbastanza come, diciamo, livello di gradimento su due tipologie di pubblici diversi. Il tuo è molto orientato a lettori di area head/gut, il suo è orientato su lettori di area heart/gut. Quindi due approcci, il tuo si potrebbe dire che il tuo sia uno stile più maschile e il suo uno stile più femminile, un tempo aveva molto più senso di oggi fare questo tipo di distinzione, ma ancora è un modo per descrivere il modo prevalente di prestare, di soffermare l'attenzione sui vari aspetti del testo, in modo da destare una prevalenza di reazioni positive nell'una tipologia di lettori rispetto che nell'altra, cose ovviamente che sono calcolabili e quantificabili per quanto a grandi linee a livello di indagini del pubblico e che perciò sono cose importanti da sapere e da conoscere, e possibilmente gli scrittori dovrebbero sempre, come esortavo prima, cercare di riuscire a rivolgersi a un po' tutte le tipologie di pubblico. Enzo, una domanda finale, Livio?
la domanda finale che non c'entra niente con la cosa che ho detto. Come si fa l'acqua pazza, per esempio? Esatto. Ma è buona la pizza fritta a Napoli? domande senza risposta. Io il discorso del cibo a Napoli è un guaio, perché mi ci sono imbattuto durante la costruzione del world building, è stata una cosa atroce. C'era una scena in cui protagonista doveva mangiare gli spaghetti al sugo di pomodoro, sai, come alla Totò. Però poi mi sono reso conto che questa cosa è arrivata 70 anni dopo, quindi via gli spaghetti al sugo di pomodoro, cerchiamo. E questa cosa è andata avanti. E con Napoli deve essere difficile fare a meno. Hai dovuto di provare tutto, vero? Chissà che sofferenza, mamma mia. No, vabbè. Sentila come crudele nel tono di voce. No, vabbè. Ma perché lo invidio? Io vorrei solo una sfogliatella in questo momento. Ne possiamo parlare. Riccia. Per me Riccia, grazie. Ne possiamo, con degli amici, quando andavamo a fare dei live verso Parma, portavamo proprio le sfogliatelle, quindi insomma, volendo ne possiamo parlare. Bussare coi piedi. Sì. Bene. A parte scherzi, c'è una domanda finale o sei sazio? No, in realtà sono abbastanza sazio, sono a posto così. Bene, perfetto. Allora Enzo, ti faccio tornare nel nostro variegato backstage. Signori, è stata, devo dire, una parte centrale bella densa, e Livio l'ha resa ancora più interessante, e devo dire, così come prima con la lettura di Jacopo abbiamo avuto veramente un livello che si è alzato tantissimo, anche qua devo dire, Livio, ma non avevamo assolutamente dubbi, hai portato veramente un carico di conoscenze interessante e che rende questa puntata veramente una roba da spezzettare e riascoltarsi. Tanto appunto, se volete, seguite Livio, perché su Rotte Narrative tutte queste cose vengono dette e ridette, insomma, con dovizia di particolari, e, insomma, affidatevi con tranquillità a lui, perché insomma, è una persona con un bagaglio di conoscenze e anche una capacità, devo dire, di esporle veramente unica. E tra l'altro, ragazzi, Livio, quale pubblicità stai facendo? Dimmi. No, che Livio in realtà ha formato Torquemada, poi Torquemada è diventato cattivissimo, però Torquemada nasce da lì, e tra l'altro Torquemada è proprio un nome che ha ideato lui nei ringraziamenti di questo libro qui che andiamo a prendere. Eccolo il momento. Esatto, se vedete, la prima volta che compare la parola Torquemada la troverete qui dentro. Tra l'altro ci chiedono velocemente, prima della votazione, se Acheron sarà al Modena Play, perché là vi hanno conosciuti. E Masa ha anche venduto un Eternal War e altri due romanzi proprio in Modena Play. Perché è strano non vendere a triplette, molto strano. Quindi. Esatto. Allora, no, teoricamente sì, se il commerciale poi magari risponde ai moduli e ai pagamenti che abbiamo mandato, potrebbe essere una cosa carina, però vabbè. Però in teoria sì, poi da qui a settembre quello vediamo. Masa intende dire che l'intenzione è quella di esserci. Esatto. Grazie Camilla per aver tradotto il masese. Sì, e io vorrei dire anche grazie a tutti gli enti che in un anno e mezzo non hanno potuto fare ferie e poi hanno deciso tutti di farli nell'arco di 3 settimane. Grazie. Questa è sempre la lingua nera di Masa e non la pronuncerò. Il masese si intende, siamo felicissimi di tornare finalmente a poter parlare con i nostri lettori e a presentare i nostri nuovi libri. Perfetto, grazie Camilla, sempre puntualissima. Bene, direi che è il momento di votare questa seconda prova veramente, veramente, veramente interessante, e quindi mentre Livio ovviamente voterà in separata sede, ricominciamo con Camilla. Camilla, dici. Che dire, mi lancio in uno dei miei riassuntoni. Ci mancava, sono già pronto. Se pensi che sia corretto farlo nei nostri confronti. Sarò breve. Sono rimasta un po' stupita da quello che diceva Arianna sull'ambientazione romana, perché durante la puntata in cui ha presentato il suo libro lei in realtà aveva, mi sembra, detto che il suo libro sarebbe poi stato ambientato per lo più, per la maggior parte, dentro il grande grattacielo della Auen, quindi ora il fatto che dica che invece Roma è presente mi ha un po' stupita, nel senso che vorrei capire come si riescono a sposare queste due affermazioni. Sì, infatti per quello l'avevo domandato, perché non mi portava. E quindi sono un po'... Magari si vede dalle finestre, magari se lo racconterà nella... Può essere.
ci possono essere dei ricordi, dei flashback, sì, ci sono molti modi per portare qualcosa di esterno alla narrazione all'interno del flusso, certo. Però diciamo che, come l'ha spiegato, mi ha un po' stupita, ecco, in questo senso. Sono contenta di aver fatto la domanda sui coprotagonisti, perché mi sembrano personaggi interessanti a cui avevamo dato tutto sommato attenzione, quindi questo mi ha incuriosito. Per quanto riguarda le risposte di Matteo, mi è piaciuto il fatto che fosse così disponibile. Tutto sommato l'ipercorrettismo è un passaggio che fanno tutti in qualunque campo, nel senso che quando poi ti rendi conto di fare un errore, come quando ti rendi conto di dire molto certi, come dire, certi sintagmi, poi li noti e non li dici più, quindi ci sta, voglio dire, ci sta passarci, ci sta rendersene conto, e gli editor sono lì anche per quello. Quello e di Enzo, io devo dire che ogni volta che Enzo risponde alle domande io mi trovo ad apprezzare molto anche il suo atteggiamento generale, che non è cosa da poco, perché comunque, come abbiamo avuto modo di notare nel corso di queste puntate, anche il modo in cui ti presenti è parte di quello che tu porti come scrittore, nel momento in cui le presentazioni, il rapporto con il pubblico, le fiere diventano sempre più un tassello fondamentale del percorso di un libro, nel momento in cui viene poi effettivamente stampato. Certo. Enzo ha un tocco di nobiltà partenopea che non può, sì, non sì, può, sì, non Enzo è proprio distinto sempre. Questa è una cosa che io trovo molto gradevole, perché mi dà l'idea di una persona che potrebbe reggere in maniera egregia eventi live più, come dire, cacciaroni come la fiera, come eventi invece magari un po' più seri come una presentazione all'interno di una libreria o di altri luoghi più, come dire, più alti. Vero. Ovviamente dunque, mi piace la storia, mi piace il suo titolo. Detto questo, vabbè, ho riassunto tantissimo, avrei avuto mille altre cose da dire, ma non l'ho fatto. Direi che sono molto indecisa. Questa volta sono veramente indecisa su tutti e tre, perché tutti e tre mi hanno dato molto di che pensare, ma il mio voto finale va a Enzo. E dunque, dopo aver dato il primo voto ad Arianna, giusto? Il tuo secondo voto va a Enzo De Simone. Perfetto. Adesso è il momento del buon Cristiano. Cristiano, dove va il tuo voto? Allora, faccio anche un attimo di premessa, un po' più rapida rispetto a Camilla. Allora, ancora manca Olivio, che comunque lo darà privatamente. Aspettiamo il suo voto e poi arriva Massa, quindi vai tranquillo. Allora, il romanzo di Arianna... si presenta bene con quell'incipit e fin lì sono d'accordo, e poi, come diceva Livio, a livello narratologico è costruito bene, soprattutto anche visto che lei è un'autodidatta praticamente, quindi quello è molto apprezzabile. Soltanto che sullo sfondo rimane questa questione dello young adult distopico con contaminazione romance, ambientato in questa multinazionale che plagia le persone con questi desideri. E chi legge tanta speculative fiction, questi scenari si ritrova sempre davanti, cioè io non vedo veramente qualcosa di nuovo, a parte il concetto della malattia che sfalda e distrugge la protagonista, però io non ci trovo tanta originalità. E poi l'Italia, anche se lei mi ha risposto bene in maniera un po' furbesca, la vedo poco lo stesso, e quindi il romanzo di Arianna non mi ha convinto al 100%, almeno l'idea è. Allora, invece Matteo, che apprezzo per il suo concept di grimdark a tinte zoomorfe, scusate, promette tanto, però l'incipit non mi ha convinto, soprattutto per i difetti che aveva analizzato Livio. Invece Enzo, l'unico difetto che ha per me è il titolo, che, come diceva Camilla, glielo faremo cambiare per forza, perché sennò è invendibile. E me lo sto immaginando questo romanzo napoletano con una bella cartina di Fabio Porfida che si apre appena apri questo volume, con questa Napoli super dettagliata, con le pietanze che escono fuori dai vicoli. Secondo me è pazzesco. Cristiano, come si vede che sei un lettore di epic fantasy? Basta cartine, sono obbligatorie. Cosa stai dicendo, Camilla? Cosa? Vabbè, ma la cartina è fondamentale. Il mondo nuovo a Napoli.
E tornando all'incipit, a me aveva colpito, tranne appunto look iniziale, il gancio iniziale, che come diceva Livio era molto inferiore rispetto a quello che veniva dopo. Quindi secondo me, lavorandoci, Enzo può fare veramente un buon testo, un buon romanzo. E quindi va Enzo. Esatto, tanto ci dicono meno mappe più frappe in chat, anche, questo anche quella, su quella potrei dare ragione. Bene, quindi ti ripeto, bene, tanto. Quindi con me confermi il tuo primo voto, anche sì. Il tuo secondo voto va a Enzo, perfetto. No, comunque ci tengo a dire, visto che non vorrei scatenare guerre in chat, basta mappe, ma al di fuori dell'epic fantasy, nei romanzi epic fantasy con i regni tutti nuovi va bene una mappa, però voglio dire, non c'è bisogno di metterla per forza ovunque. In un romanzo di in un giallo di Sherlock Holmes mica volete la cartina di Londra, mi auguro. Io sì, ma sono belle, anch'io la voglio, basta che Masa. Oltre a negare il basta cartine, cosa ci dici? Intanto ho ricevuto il voto di Livio, perfetto. Allora, Masa è in grande difficoltà perché comunque ci sono elementi che mi piacciono di tutte le storie, quindi io prima sono andato di pancia, adesso invece vado un po' più di testa, nel senso che vado sulla storia che mi sembra più commerciale, nel senso che okay. Quella che secondo me potrebbe vendere di più in base anche ai gusti del pubblico. Purtroppo il nostro settore è una nicchia e ci sono cose che vendono immensamente più di altre e non sto facendo un discorso di qualità generale, e comunque certe cose vendono di più. Quindi il mio voto, cioè, cambiano i fattori, ma il risultato è sempre lo stesso. Quindi sempre distopia, quindi sempre Arianna, perfetto. Quindi confermi il tuo voto. Tra l'altro ci confermano che a Napoli ci sono anche mappe, ma soprattutto le mappine, un'altra cosa fondamentale. Quindi abbiamo ricevuto anche il voto di Livio, come vi dicevo, quindi al momento la situazione è questa. Abbiamo Arianna e Enzo fondamentalmente appaiati 3 contro 3, mentre Matteo, da quello che voi sapete al momento, è a 0, ma comunque questo non vuol dire assolutamente niente, perché potrebbe beccarsi 3 voti alla fine dei nostri 3 giudici e ribaltare completamente la situazione. Insomma, quindi l'atmosfera si comincia a fare incandescente per la terza e ultima prova. Adesso infatti è il momento di cominciare la fase finale, ovvero l'arringa finale. Quindi è il momento di richiamare sul palco Arianna ancora una volta. Eccoti qua. Come va? Tutto bene? Sei tesa? Sei tranquilla? Sei sicura? No, sono tranquillissima. Abbiamo intanto... No, non chissà dei voti, proprio in generale sono tranquilla. L'atmosfera è bellissima, perché anche nel momento in cui vengono mosse delle critiche... Non sono critiche tipo ah, fa schifo, sono critiche comunque costruttive, intelligenti, e per chi come me non ha ricevuto mai un'istruzione da quel punto di vista è tutto oro. Quindi va benissimo. Quindi adesso ti diremo soltanto ah, fa schifo, sappi. Quindi grazie, esatto. La mia autostima ringrazio tantissimo. Esatto, perfetto. Un attimo che appronto i potenti mezzi tecnologici che ci permetteranno di... aspettare di sentire, di vedere il tempo mentre ci farai la tua arringa finale. Ti ricordo che in questo momento tu hai 90 secondi per dire tutto quello che hai da dire, puoi rispondere a una domanda, puoi piangere, urlare, fare appello alle divinità che ti sono più vicine e così via. Insomma, questi sono i tuoi 90 secondi in cui ti giochi l'ultima mancia. Al momento stai pareggiando, quindi insomma è un momento molto importante. Non ti sto assolutamente mettendo pressione, eh? Non ti voglio assolutamente mettere pressione, quindi i tuoi 90 secondi cominciano adesso. Vai! Allora, innanzitutto volevo ringraziare per il discorso di aver detto che il mio incipit è un incipit di cuore. Tutto il mio libro è un libro di cuore, sia per il modo in cui l'ho scritto, per il modo in cui l'ho pensato, per le storie che racconta, sia di Antea che di Noa che di Tommaso. C'è ovviamente di più di quello che ho potuto dire, che però non posso dire, perché se mai un giorno questa storia vedrà la luce,
ci saranno delle sorprese, quindi non posso svelarle adesso. L'unica cosa che posso dire è che la parte, diciamo, emotiva del romanzo è tanto importante quanto la parte tecnica che muove l'azione, penso si sia capito ormai, insomma. E per quanto riguarda Roma, c'è in modi anche magari un po' inaspettati. Noah, per esempio, fa dei disegni, quindi a lui piace tranquillizzarsi disegnando e Roma è uno dei suoi soggetti principali, quindi sì, l'ambientazione è nel grattacielo, la maggior parte della storia, essendo un heist movie, diciamo, si svolge nel grattacielo, ma il grattacielo è comunque... Roma fa parte di Antea in quanto figlia della, dei bassi fondi, dei quartieri malfamati, diciamo, e fa parte comunque di quello che ha portato poi loro a essere quello che sono, quindi l'ambientazione italiana c'è comunque, anche se magari non ai livelli di un fantasy epico, diciamo, ai livelli di un urban fantasy, però c'è. Per il resto, amicizia, desideri, amore, voglia di vivere e di trovare la strada giusta e di capire che cosa vuol dire e veramente. Voglia anche di fermarsi, perché sono finiti i tuoi 90 secondi. Perfetto, grazie mille Arianna, è stato veramente un piacere averti qua e ovviamente... ci rivediamo adesso per il gran finale. A dopo. Perfetto, adesso è il momento. Sì, abbiamo Camilla questo momento. Rimettiamo in questo momento nella graticola il buon Matteo. Ciao Matteo, bentornato. Ciao, ciao, ciao. Sei pronto anche te per giocarti tutto? Sei in teoria, da quello che vedono i nostri amici, perché nessuno sa cosa ha votato Livio, 6-0, ma questo non vuol dire assolutamente niente, potresti beccarti 3 voti adesso e arrivare anche tu a pari merito, complicandoci la vita clamorosamente. Le sfide sono belle anche quando si perdono, quindi. Esatto, anche perché comunque si impara, a volte vinci, a volte impari, no, come si suol dire. Quindi Matteo, io apprezzando molto il tuo approccio, ti do i tuoi 90 secondi, ovviamente ti ricorderò quando ne mancheranno solo 30, il tuo momento di gloria inizia adesso. Uno scrittore sceglie cosa dire, ma sceglie anche cosa non dire, e tra questo equilibrio fra detto e non detto che nasce la magia. Ed è proprio lì che c'è bisogno di qualcun altro che ti dica se hai detto troppo poco o se hai detto troppo. Mi fa ridere pensare nel 2004 George Martin che va dal suo editor e gli dice: guardate, nel banchetto dei corvi mancano Jon Snow, Daenerys e Tyrion. Secondo me l'editor è venuto un infarto, però lì l'equilibrio è stato trovato in qualche modo. E ci vuole qualcuno che aiuti lo scrittore, ci vuole qualcuno con cui relazionarsi. Perché ce lo insegna la fisica quantistica, la teologia, la biologia e anche la letteratura, che dalle relazioni le relazioni generano cose belle. E c'è qualcuno che pensa che scrivere sia un mestiere solitario, invece non è vero, lo studio dello scrittore si popola dei suoi modelli, gli scrittori che ha amato e gli scrittori anche che ha odiato, l'immagine del lettore che ha in mente. E quando l'opera è pronta, ecco... 30 secondi. E ci vuole qualcuno che la prenda, se ne prenda cura e l'aiuti a valorizzare anche i difetti, come dicevamo la volta scorsa. E questa è la differenza fra scrivere e pubblicare. Le relazioni funzionano se ci si piace, se ci si stima e se si ha un progetto comune. Sperando di essere ricambiato, a me, come dicevo prima, Acheron piace, la stimo e chissà che stasera non si possa incominciare un progetto comune. Mamma mia, fantastico, avete 90 secondi precisi, devo dire. Se ci fosse un punto per la puntualità, sarebbe senza dubbio tuo, devo dire. Perfetto. Matteo, grazie mille per la tua arringa finale, ci rivediamo anche con te per, insomma, l'ultima chiamata sul palco. Adesso è il momento di far salire Enzo, eccolo qua, togliamo il terribile Cristiano Saccoccia. E Enzo, perfetto, io devo dire anche te sei pari merito, te la sei giocata comunque, devo dire, benissimo fino ad adesso, il tuo stile mi sembra sia apprezzato, anche la tua grazia, diciamo, nel porti, quindi grazie, adesso Camilla. Con questa grazia ti do i tuoi ultimi 90 secondi per dare il tutto per tutto, anche a te ricorderò alla fine, che quando ne mancano solo 30, i tuoi 90 secondi per impressionare la nostra giuria di Piccinado, e sei l'ultimo a farlo, iniziano adesso. Allora, mi sono chiesto perché proprio Acheron dovrebbe pubblicare proprio questa storia. Romanzo fantasy in cornice storica, ambientazione italiana,
con personaggi che sono iconici e universalmente riconoscibili come facenti parte del folklore italiano, perché ci sono degli archi di trasformazione che rendono il protagonista un chiaroscuro e l'antagonista molto sfaccettato, e i deuteragonisti che intessono conflitti di relazione una pagina sì e l'altra pure, ok, ma ragazzi, è un heroic fantasy. Se volete bestie leggendarie, c'è il mostro di Porta Capuana. Se volete rituali blasfemi, c'è la Yanara. E ci sono grimori traboccanti di magia precristiana, ci sono fantasmi, c'è la necromanzia, c'è la lotta dell'uomo contro la natura, che è sempre iniqua, e soprattutto, insomma, c'è tutto quello che vogliamo. Per cui l'unico punto debole di questa storia potrebbe essere proprio l'autore. E però non è più un punto debole se all'autore viene affiancato un editor che ne sa molto più di lui, e a quel punto diventa un airbag, e allora succede quello che io ho sempre fatto, cioè imparo e perfeziono. Io non ho paura di nulla, non ditemi che ne avete voi paura di una cosa del genere. Abbiamo finito anche con circa 7 secondi di anticipo. Perfetto Enzo, io ti ringrazio tantissimo e ti faccio tornare nel backstage e siamo pronti, insomma, signore, adesso tocca a voi. Vogliamo fare Lorenzo, così, però prima lo facciamo un giro d'applausi per questo autore che hanno fatto quest'ultima. Sì, assolutamente un giro di applausi, assolutamente sì. Tra l'altro, ecco, Camilla, chiedo a te, che sei praticamente la mia co-host in queste cose, vogliamo fare adesso la votazione del pubblico mentre voi cogitate per il finale? Ma facciamola ora, la votazione possiamo del pubblico. Possiamo farla adesso? Facciamo ricordiamo adesso. Che questa votazione del pubblico oggi può... Mentre Masa si alza a prendere, mostrandoci dato le sue ginocchia in maniera estremamente vergognosa, e le sue caviglie anche... Oh mio Dio, perfetto. Masa, come osa farci vedere queste parti di sé? Tanto Masa, a questo punto farò durare ancora almeno altra mezz'ora per vederti sciogliere sotto quella cappa, penso. Allungherò i tempi tantissimo. Dunque, volevo dire, caro pubblico, abbiamo ascoltato anche la vostra richiesta. Normalmente vi chiedevamo di votare così in nome della sportività, invece stasera, cari amici e care amiche, un punto della finale potrà essere assegnato da voi, e quel punto ovviamente andrà alla persona che raccoglierà più voti. Adesso io preparo il sondaggio che andrà in diretta su Twitch, quindi non dovete scrivere il nome della persona qua, ma dovete votarlo, insomma, sulla cosa che apparirà sopra la chat. Adesso io intanto lo vado a preparare, ok? Gestisci sondaggio, facciamo il nuovo sondaggio. Intanto, se volete, potete pure cominciare anche la vostra chiacchierata. Camilla, dai tu il via a questa discussione stavolta. T'ho fregato alla fine. Sono super, super, super indecisa. Allora, vabbè, devo dire che penso sia innegabile. Potete anche discuterne tra di voi, se volete. Sì, un po' così. Sì, infatti, no, io lancio cose. Devo dire, allora, è innegabile che Matteo era probabilmente quello che si è messo davanti allo specchio col cronometro e l'ha provato per fino a che non era lungo esattamente 90 secondi e fino a che non era perfettamente, come dire, detto. Si vede che fa il professore, cioè effettivamente colpisce. Enzo ha fatto anche lui un ottimo discorso. Arianna forse si è un po', come dire, si è un po' emozionata, si è fatta prendere da tutto quello che voleva dire, tutto quello che sentiva, e si è dimenticato un attimo il cronometro. Ecco, queste sono le mie prime considerazioni. Perfetto, intanto faccio partire il sondaggio. Esattamente in questo momento avete 3 minuti, caro pubblico, per votare. Prego, continua pure, scusami l'interruzione. Ma ci mancherebbe, io in realtà avevo le mie prime considerazioni, le ho fatte. Se qualcun altro vuole aggiungere cose, io... No, beh, allora sicuramente Arianna ha confermato quello che abbiamo detto, lei è tutta cuore, infatti ha fatto una ringa completamente basata sul cuore, sull'emotività, sulle emozioni del momento. Esatto, invece Enzo ha fatto una ringa tutta di testa, e sono proprio stilemi che non ti levi, cioè non sei d'accordo, Livio? Li riveliamo con le nostre scelte creative e con le nostre preferenze e con i gusti che abbiamo, però si può cercare di mitigarle per appunto abbracciare anche sensibilità di persone diverse da quello che siamo noi, e è un dovere per dei buoni scrittori fare questo sforzo. Infatti, come ben sai,
ma vai, va avanti. No, intanto vedo che il voto va avanti, ma ok, perfetto. E come ben sai, io sono uno scrittore totalmente di testa, chi ha letto i Trionfi lo sa benissimo, però cerco di dare comunque uno spazio all'emotività dei personaggi per forza, perché bisogna cercare di trovare un equilibrio. Poi magari non ci riesco, però bisogna cercare di trovare un equilibrio per prendere tutti, perché è quello che ti fa arrivare a un bacino più ampio di utenza, chiaramente. È vero. Io penso che io comunque devo dire che ho visto uno sforzo da parte di tutti e tre per uscire dalla propria comfort zone, ed è una cosa che ho apprezzato non poco. Anche la disponibilità a rivedere quanto avevano scritto, la disponibilità di mettersi nelle mani di degli editor e anche di rivangare, rimaneggiare notevolmente il proprio testo, al di là della captatio benevolenza del contesto, che è più che comprensibile, è comunque un segno di quanto ci si tiene, perché non è facile quanto potrebbe sembrare essere così disposti a lavorare con terze persone, a lasciar mettere le mani in una materia così sensibile come l'oggetto della propria creatività. È come lasciare che qualcun altro infili un dito in una ferita aperta. E ci vuole forza di volontà, ci vuole determinazione da parte di uno scrittore permettere a qualcun altro di fare questo. E ciascuno di questi tre autori di questa sera ha dimostrato di avere la forza di volontà, ma anche la flessibilità mentale per farlo. Ed è una cosa che non mi aspettavo e di cui sono positivamente sorpreso. Sì. Bene, Cristo. Bene. No, io volevo soltanto dire, scusa Lorenzo. Prego, stavo per darti parola, stavo per darti. Ah, a posto. No, che Arianna ci ha buttato il cuore, come diceva Mata, e ha fatto un discorso a braccio, nel senso, si è liberata e ha detto quello che voleva dire. Però mi hanno molto colpito le arringhe di Enzo e Matteo, perché erano più costruite, più artefatte, però c'era l'emozione, e contenere tutta quell'emozione in uno schema, in uno script, è molto più difficile di parlare a braccio. Io vedevo che loro si commuovevano e che ci credevano tantissimo in quella storia, e nonostante questo hanno retto il copione, e a me mi hanno impressionato, perché quando ti vengono i lacrimoni ma reciti qualcosa di preparato è ancora più difficile di quando vero. Vai a cuore aperto. A questo punto parto da te, Cristiano, a chi va il tuo voto dunque? Allora, secondo me questa è stata la ringa più difficile di tutte, ma io sono abbastanza coerente, e quando Enzo ha parlato io ci ho visto non soltanto il suo cuore, ma ci ho visto tutta la Campania, quindi io voto Enzo. Te proprio sei stato un pem, cioè voglio dire, su tre voti, tre li hai dati tutti ad Enzo, devo dire, interessante. Camilla, invece, tu che hai splittato i tuoi primi voti, a chi va la tua terza preferenza? Mi rendo conto adesso, in effetti. Io voglio premiare qualcuno che si è mostrato veramente disponibile. Abbiamo detto in tutti i modi, vogliamo ribaltare totalmente la tua storia, cosa ne pensi? E voglio dare, vogliamo essenzialmente, invece che AZ, vogliamo farla ZA e passare a un tutt'altro formato. Che soprattutto la presentarsi è arrivato preparato, voi lo sapete, l'ho già detto in altre occasioni, a me piace quando le persone arrivano preparate, perché è anche una forma di rispetto nei confronti dei tuoi interlocutori, e quindi certo. In questo caso il mio voto va a Matteo. Perfetto, quindi siete proprio, cioè, 1, 2, 3 poligama. Sì, assolutamente, cioè, non hai, non ti sei voluto sbilanciare, diciamocelo, anche un po' non ti sei voluto sbilanciare troppo. Dai. Ha dato un voto a ciascuno, cioè, non lo so, per carità. Cioè, io parlo, faccio ragionamenti lunghissimi, la gente che va e alla fine hai dato un voto a ciascuno. Sono tutti perfettamente ragionati. Ma no, questo non lo metto in dubbio. Assolutamente no. Temibile Torquemasa, dunque anche tu, no, tu sei stato estremamente preciso, devo dire, invece, 2 voti ad Arianna, e decidi di martellare anche te sul tuo cavallo vincente, che ritieni vincente, oppure cambi idea? Animali pucciosi che si... Vedi, anche te cedi alla bellissima, devo dire, anche a ringa di...
di Matteo De Benedittis, che ci dimostra come alla fine non si può mai darsi per vinti. Perfetto, adesso aspettiamo il voto segreto di Livio, appena puoi dammi pure il tuo voto segreto. Intanto posso comunicarvi che il pubblico ha invece dato la sua preferenza, diciamo più della metà delle preferenze, a Enzo, che quindi guadagna il suo punto bonus e di conseguenza al momento la classifica, mentre chiamo tutti sul palco, anzi chiamiamo anche Jacopo, che ringraziamo ancora per essere rimasto stato qua con noi ad ascoltarci nel backstage, però intanto vediamo un po'. Ti ha fatto un po' di faccia. Probabilmente sì, ma non ve lo potevo dire. Esatto, non ve lo potevo dire. Adesso vado a fare la mia conta dei voti. Perfetto, con appunto Arianna che rimane ferma a 3 voti, mentre abbiamo Enzo che fa questo salto con la terza manche, quindi passando a 3 voti, 4 voti e anche il voto del pubblico, quindi in totale abbiamo ben 5 voti per lui. E poi abbiamo invece i 2 punti ricevuti da Matteo al momento, quindi in questo momento la classifica è ovviamente la seguente: Enzo Di Simone 5, Arianna Rosa 3, Matteo Benedittis 2. Ma perfetto, abbiamo ricevuto anche il terzo voto di Livio. E quindi in teoria, amici e amiche, siamo pronti. Tra l'altro, ecco, questa è una cosa che mi interessa dire, che appunto chi vincerà non è che verrà automaticamente pubblicato, ma come Camilla e Masa possono confermare, inizieranno un percorso, diciamo, di counseling, come vogliamo chiamarlo, di avvicinamento, affiancamento. No, allora, se semplicemente il vincitore... sarà contattato e faremo 4 chiacchiere insieme anche all'oscuro Vate e parleremo, diremo cosa pensiamo della sua storia e se eventualmente dovesse avere uno sbocco commerciale, e se non lo dovesse avere spieghiamo in che cosa difetta la storia a livello commerciale. Detto questo, comunque il vincitore 4 chiacchiere con l'editore se lo farà, ed è una cosa che vi assicuro non fa nessuno in Italia, quindi... In effetti non capita tanto spesso. Quello che diciamo sempre ogni volta, che può sembrare una minaccia ma non lo è, comunque tutti i pitch che sono stati selezionati per Pitchnado hanno già superato una selezione e sono tutti in mano all'editore, quindi ripetiamo, tra chi c'è qua e tra chi è passato nelle puntate precedenti non è detto che non ci siano altri contatti, assolutamente, assolutamente, per fare cose. Anzi, giustamente si scrive Zella, magari un giorno saranno tutti e 3 libri della tripletta che ci venderà il Torquemada in fiera. non è così difficile, esatto, potrebbe assolutamente essere. Bene, Lorenzo, invece, tra l'altro, aspetta, però prima di dare, come dire, di dare tutta la giusta dovuta attenzione alla persona che vincerà, potremmo, come dire, anticipare il fatto che tutto sommato Pitchnado tornerà. Pitchnado, ovviamente, non avevamo fatto mistero, sicuramente ci sono arrivati così tanti pitch, che ne abbiamo così tanto materiale, che tornerà sicuramente per una seconda stagione, che probabilmente sarà a settembre, mi viene da pensare, quando il fresco finalmente, esatto, ci permetterà di tenere a Torquemada sempre con la sua casacchina e non soltanto con la sua cappa da monsignore. Intanto, prima di continuare, ringrazio ancora tantissimo Livio per la competenza, per la gentilezza, veramente per avere ancora di più elevato il tono da discussione, così come Jacopo, veramente non sarò mai abbastanza grato per ciò che, per l'apporto che avete dato alla trasmissione. Ringrazio ovviamente tutti, perché voi ci avete ascoltato, perché Pitchnado si è confermato una cosa che ha funzionato, volente o nolente si è confermato che si può parlare di fantasy, di editoria con un tono divertito ma comunque competente, e questo mi rende molto molto felice, onestamente devo dire, una delle cose che mi rende più felice dell'ultimo periodo. Ma arrivato il momento, a settembre si potranno presentare nuovi pitch? In teoria sì, però in pratica credo che ci sia tanta roba, Camilla. Allora, Masa, vai. Sì, allora, in realtà i vostri pitch li potete presentare anche adesso, nel senso che staccate, mandate via mail la roba e siamo a posto. Adesso faremo qualche piccola rettifica al bando che sarà su nei prossimi giorni, ma comunque voi potete mandare le vostre idee sempre, perché per adesso è sempre aperto.
Quindi finché non vi rispondiamo noi dicendovi sì, no, andate tranquilli e attendete fiduciosi. Comunque poi dopo arriveranno delle comunicazioni un po' più corpose. Certo. Esatto, seguiteci qua su Nerdcore, seguiteci sui nostri canali social, su Facebook, Instagram, eccetera, così rimanete sempre aggiornati. Tra l'altro, Lorenzo, perdonami, ti interrompo solo un secondo per dire che questa cosa del contatto vale anche per chi l'ha mandato per questa prima stagione. Se ancora non vi abbiamo scritto, non considerate né scartato né niente. Rimate nel limbo delle cose che stanno valutando, esatto, del terribile limbo. Bene, quindi se non ci sono altre cose dell'ultimo momento, possiamo avviarci per la prima stagione. Ma sei sicuro? Io li farei friggere ancora un po'. Ma ci vuoi aspettare ancora un po'? Non lo so, volete raccontarmi un po' cosa fate quest'estate? Comunque abbiamo fatto quasi tre ore di diretta. Abbiamo fatto quasi tre ore di diretta, vero, questa volta. Wow. Va bene, allora, diciamo così, cominciamo con la terza posizione che viene assegnata a Matteo De Benedittis, che diventa il nostro comunque terzo candidato, ma secondo me ne uscirà fuori comunque qualcosa di molto interessante, con tre punti alla fine, perché ti sei preso uno dei voti di Livio. Quindi c'è da capire cosa è successo adesso. Saranno andati tutti da una parte, tutti dall'altra, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Il tempo, c'è anche chi lo sa. Però cosa è successo poi? Che al secondo posto si classifica scusate, mi prendo un attimo così, si classifica, non mi è mai successo, fatemela godere un attimo questa cosa. Al secondo posto si classifica Arianna De Rosa, quindi al primo posto si classifica Enzo De Simone con 6 voti, Arianna con 4 voti e Matteo con 3 voti. Quindi Enzo vince la prima stagione di Piccinado con i voti, 3 voti del Saccoccia che fondamentalmente lo hanno spinto verso veramente il primo posto, un voto di Camilla e un voto per la prima manche di Livio. Mentre Arianna ha preso 2 voti dal Masa, un voto da Camilla e il voto della seconda manche, quindi quella anche, se vogliamo, più tosta, quindi sia comunque una cosa importante da parte di Livio. Livio, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi commentare un attimo le tue votazioni, già che siamo qua? Sì, volentieri. Intanto allora, parte un pizza fritta per tutti in chat. Esatto. Allora, devo dire di essere appunto molto, come dicevo prima, sorpreso dall'atteggiamento, dalla mentalità dimostrata da tutti e tre i candidati. Cosa niente affatto scontata e mi sento di dire non comune nel campo dell'editoria. Tipicamente, da quello che è stata la mia esperienza finora, sono proprio gli scrittori dotati di questa capacità di aprirsi, questa flessibilità creativa ma anche mentale, questa disponibilità all'apprendere e all'esporsi e all'uscire dalla propria zona di comfort, che garantisce i più grandi miglioramenti e i migliori risultati. Perciò io mi sono sentito proprio di anche con i miei voti, di incoraggiare tutti e tre, Arianna e Matteo in modo particolare, per spronarli a intraprendere questo percorso che credo possa riservare loro molte sorprese, molte lezioni, molto divertimento anche, molta scoperta. Enzo, probabilmente... Sono contento che Enzo sia capitato al primo posto, perché probabilmente dei tre è quello che aveva già metabolizzato il maggior numero di lezioni importanti, tra quelle che di cui di solito è maestra l'esperienza e di cui di solito è maestro l'approfondimento, e su Enzo è sbocciata su un terreno molto fertile questa capacità. Quindi sicuramente anche a mio gusto l'incipit di Enzo è stato quello che avevo preferito, essendo io stesso un head peraltro, perciò per quanto riguarda Enzo sono sicuro di una carriera soddisfacente, però allo stesso modo sono altrettanto sicuro anche per Arianna e per Matteo, quindi bravi ragazzi davvero. Enzo, vuoi
Prenditi questo applauso. Vuoi aggiungere qualcosa? Insomma, capirete che è complesso adesso dire qualcosina. Sono contento, è stata una bella esperienza, davvero. Io ancora mi chiedo, si è messo agli atti, che cosa ci faccio qui, perché io avevo un mio percorso ormai, dai. Però sì, che non prevedeva saltare certe tappe, ma insomma, ben venga, ci sono dei treni, li si prende e poi vediamo dove ci fermeranno. Tra l'altro io credo che questo sia il primo gradino di una scala molto complicata, lunga ed erta, perché è proprio l'editor, insomma, ecco, non ho brillato per preferenze con il Torquemasa, quindi non so. Vero. Vabbè. Non so, può essere una sfida anche questa. Dopo ti dico una cosa in privato. Oh, figurati. Comincio a preoccuparmi. No, anzi, la dico qua davanti a tutti. Tipo, ehi, l'idra nell'orecchio. Esatto, a parte quello, non scrivere più una riga di sta roba se prima non leggi Gli inganni di Locke Lamora. Non farlo. Cioè, domani comprerò, o se no ti fai Audible. Audible e ti ascolti l'audiolibro, perché è letto da Dio. Io lo adoro, io ho ascoltato tutto il primo di Locke. L'ha letto Jacopo? Sarebbe stato... Perfetto, allora, lo farò in ferie. Non l'ho letto io, però c'è l'inizio proprio sul mio canale su YouTube, che è uno dei libri che ho letto durante la quarantena. Tanto Jacopo, allora, dove ti possiamo seguire, esatto, per avere un po' di... A parte non volevo interrompere quello che stavate dicendo, scusatemi. Però mi trovate come Jacopo Veronese su YouTube e trovate i miei progetti di gaming invece su DS_Dungeon, che è il nick con cui interagivo, certo, in chat. Siamo live domani con un gioco meraviglioso che si chiama Thirsty Sword Lesbians. Ok, sì, presente. È meraviglioso. Per il resto sui social sono con il mio nome. Perfetto. Io chiederei anche un commento da Arianna e a Matteo. Arianna, vuoi dirci un po' questo secondo posto, come ti senti? Va benissimo, va benissimo così, è stata un'esperienza bellissima. Volevo dire a Enzo, prima in privato hai detto, io non so che cosa ci faccio qui, hai visto? Non so che cosa ho fatto, posso dirlo, ho fatto come quelli che fanno la lagna e poi prendono 30 e lodo all'esame. Io li ho sempre odiato. Ragione Lorenzo. Esatto, toglietegli qualche voto, per favore. È stato bellissimo comunque essere a contatto con dei professionisti per la prima volta, quindi ho fatto sicuramente tesoro di tutto quello che mi è stato detto e non finisce qui. I desideri vanno avanti sempre. Certo. Bravo. Matteo, sì. Comunque alla fine la ringa finale è piaciuta, vuol dire che insomma qualcosa c'è e siamo sicuri che ci sia. Ma no, infatti sono in realtà molto contento di essere qua, di aver già partecipato, non è una frase fatta, ma aver già partecipato era già una vittoria, quindi sono state due serate molto belle, confermo Camilla che le ho preparate, quindi mi piace arrivare preparato alle cose, quindi è stato bello prepararlo, vedere le altre puntate, prepararmi per la puntata scorsa e prepararmi per questa, quindi ho avuto anche delle persone che mi hanno aiutato e le ringrazio. Quindi ringrazio anche voi per come diceva la volta scorsa, e avete detto anche stasera, non le fa nessuno queste cose, quindi complimenti. Perfetto, oggi però siamo arrivati abbastanza lunghi, in effetti non siamo ancora a livello Sanremo, anche se avevo tipo 20 super ospiti alle mie spalle pronti a entrare, tra cui tipo, non so, tenori, cantanti di reggaeton, peccato, vabbè, le mettiamo per la prossima volta. Detto questo, ringrazio ancora Livio e Jacopo per essere stati i nostri ospiti, ovviamente ringrazio la mia preclara giuria, trovata da Torquemasa, il terribile Cristiano e Camilla, che mi hanno accompagnato, devo dire, veramente sempre puntuali. Grazie ovviamente ai nostri partecipanti, complimenti a Enzo. Sì, grazie a Lorenzo che ci ha condotto in queste tre sequenze. È stato un piacere, veramente un piacere. Guarda, vorrei dire di più, mi piacerebbe che la prossima riuscissimo a fare una finale durante una fiera in live. In streaming sarebbe bello, sarebbe molto bello. Ma mi levi 3 ore di vendite? No, non va bene. Non no, facciamo la sera, Masa. No, tranquillo, non ti leviamo un euro. Non ti leviamo un euro, però ti facciamo mettere anche il banchino se vuoi. Dopo, cazzi forti, ve lo dico. Ti facciamo mettere il banchino alla fine della finale. Ti puoi mettere lì e vendere triplette su triplette. Ci sta.
Ci stai? Perfetto, perfetto, perfetto. Noi chiudiamo qua la prima stagione di Piccinato, di cui sono veramente molto felice. Tornerà a settembre, più carico e bello che pria. È stato un benissimo momento, grazie a tutti e buona serata e ancora complimenti ad Enzo. Sono molto curioso di leggerti. Bravo Enzo. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.